Ok, buonasera a tutti. Allora, grazie di essere intervenuti a questo primo incontro. Città Nostra, il progetto partecipato per la variante al piano regolatore generale e al piano particolareggiato del centro storico. Allora, noi abbiamo in qualche maniera inaugurato venerdì scorso, diciamo in occasione della settimana europea sull'energia sostenibile, abbiamo fatto la presentazione del piano di azione per l'energia sostenibile che poi è stato approvato all'unanimità in consiglio comunale il sabato successivo e abbiamo presentato anche questo progetto Città Nostra, abbiamo fatto vedere insomma il blog, il sito da cui diciamo si può accedere per interagire con questo progetto. Allora, gli incontri, diciamo, che sono all'interno di quelle assemblee di partecipazione che abbiamo introdotto fin dall'inizio nel 2011, diciamo, in qualche maniera questa partecipazione per la variante al piano regolatore generale sarà una modalità che riusciremo, o ci auguriamo, ad attuare. Condividendo in questi incontri tematici questa sera parleremo di rischio ambientale, di ecologia, di paesaggio, comunque temi che dovranno darci le basi per poter in qualche maniera poi decidere insieme sul disegno che vorremmo diciamo di questa variante al piano regolatore. Allora, questa sera, allora, gli incontri saranno in qualche maniera sempre coordinati dall'architetto Carlo Brunelli, che è incaricato alla variante del piano regolatore generale. E questa sera, diciamo, relatori saranno il geologo Andrea Vignani e il responsabile della rete ecologica della Regione Marche, Claudio Zabaglia. E quindi adesso io direi di lasciare la parola all'architetto Carlo Brunelli. Intanto, per introdurre, no, la modalità, no, che vorremmo attuare con queste assemblee pubbliche di partecipazione, quindi per spiegare una cosa che non ho detto e credo che sia arrivato a tutte le famiglie, l'abbiamo distribuito capillarmente, l'invito alla presentazione di richieste per agevolazioni nella gestione del proprio patrimonio immobiliare. Questo è il titolo dell'avviso, diciamo, richiesta che abbiamo consegnato a tutte le famiglie. Con dietro c'è il programma di questi incontri pubblici, almeno della prima serie, fino a venerdì 29 agosto. Quindi è importante, diciamo, questo avviso, invito che abbiamo fatto perché per i cittadini che si trovano nelle condizioni di essere proprietari di terreni edificabili, che in qualche maniera hanno intenzione di modificare questa condizione di edificabilità per varie motivazioni, tra cui non ultima quella di dover diciamo, pagare i tributi su queste aree edificabili. E quella è una motivazione per cui magari intendono retrocedere da questa edificabilità del terreno. L'altra tipologia, diciamo, di richiedenti che possono fare richiesta, comunque, diciamo, questa è una richiesta, una domanda non impegnativa in questa fase. Noi riceveremo fino al 31 luglio e successivamente poi verranno contattati tutti gli interessati, insomma, per poi fare dei tavoli tematici con i portatori di interesse. Quindi il secondo, diciamo, il secondo settore sono i proprietari di edifici o singoli immobili. Sia che agibili che inagibili, che in qualche maniera intendono valorizzare questo bene facendo una ristrutturazione ad utilizzo improprio oppure per la vendita, per l'affitto garantito, perché all'interno di questa variante del piano regolatore dovremo trovare anche delle modalità incentivanti per poter diciamo, risistemare quel canto di edificato che c'è. Diciamo che può accogliere adesso orientativamente la prima
cosa spannometrica, abbiamo detto, no? Potrebbero esserci altri mille cittadini che potrebbero usufruire di abitazioni ristrutturate già, diciamo, che sono attualmente inutilizzate perché diciamo, a disposizione o perché inagibili o comunque sono case a tutti gli effetti, alloggi che sono che potrebbero accogliere delle persone. Quindi lascio la parola all'architetto Carlo Brunelli, prego. Sì, brevemente per ricordare un po' come procederemo con questi incontri. Ricordo, gli incontri ovviamente sono sempre un po' difficili in partenza, no? Perché la partecipazione, non siamo abituati, no? Ad avere momenti di partecipazione come cittadini. Noi usufruiremo anche del blog, che è un altro strumento molto più comodo, che anche per chi non ha tempo, non ha possibilità di venire ad assistere a queste assemblee, partecipare alle assemblee, può sempre partecipare attraverso la forma in diretta del blog, perché si possono rivedere gli incontri, si possono commentare, apriremo e stiamo aprendo dei forum per discutere proprio della città, perché quello che è interessante è sentire il contributo di tutti, sentire le idee, ogni idea, diciamo, è legittimata, no? Sia sul piano del contenuto che sul piano delle possibilità. E si cercherà sempre di arrivare a dei punti di condivisione. Il percorso partecipato è un percorso che noi abbiamo un tempo anche abbastanza ristretto per poterlo fare, ma ha dei passi essenziali. Noi questa sera, per esempio, affronteremo il tema del territorio nella parte più generale, quindi non del costruito, ma di tutto quello che viene prima, cioè l'assetto del territorio dal punto di vista idrogeologico, geologico e dal punto di vista anche ambientale. Su questo tema, su cui magari non siamo abituati molto a entrare nelle questioni, c'è necessità ovviamente di un momento informativo. Quindi ci saranno tre fasi all'interno della discussione su ogni tema. Una fase di informazione, dove appunto abbiamo chiamato degli esperti che sinteticamente ci possono dare quegli elementi anche di valutazione e di giudizio sulle problematiche del territorio in generale e in particolare su quello di Santa Maria Nova. Potranno anche illustrare quelle che sono, allo stato attuale, le tendenze dal punto di vista scientifico per dare risoluzione ai problemi. Sappiamo benissimo, per esempio, il problema idrogeologico e le frane toccano da vicino l'abitato di Santa Maria Nova su diversi versanti e alcune frane attive addirittura dentro l'abitato stesso. E quindi, dopo una fase informativa, e durante la fase informativa, avvieremo insieme una discussione, nel senso che non dovete pensare che saranno tutte assemblee in cui qualcuno parla e voi ascoltate. Ci sarà il momento in cui voi parlate e noi ascoltiamo. E quindi è una discussione da fare assieme su quello che deve essere la risposta da dare ai problemi che verranno no, enucleati, che riguardano Santa Maria Nova e quelle che possono essere anche le opportunità. Quindi questo è un primo incontro dove appunto Andrea Dignani, che è un geologo e poi responsabile della rete Marche Ecologica, ci parleranno di quelle che sono le problematiche generali del discorso ambiente fisico e naturalità. E poi ci sarà un momento in cui discuteremo la settimana prossima, parlando specificatamente di Santa Maria Nova, per l'esperienza che avete voi, per le problematiche che avete riscontrato, le possibilità che ci possono essere per dare risposte ai problemi e in che modo vengono percepiti i problemi. E poi ci sarà una fase di sintesi in cui anche l'amministrazione si prenderà l'impegno di dire sì, se queste sono le cose condivise, no, da parte dei cittadini, l'amministrazione si impegna a metterle dentro la variante al piano regolatore, ad attuare queste azioni che abbiamo individuato, con lo spirito proprio appunto di chi si mette a servizio della comunità. Quindi niente, io direi di andare avanti. Noi tutte le sere io magari interverrò per cercare di tirare delle conclusioni, cioè di dire, bene, delle cose che sono state dette, enuclearò dei punti e vi chiederò ovviamente se siamo tutti d'accordo in questi punti. Perché ovviamente la costruzione di quello che abbiamo chiamato lo statuto dei luoghi e della variante è una costruzione da fare mattone su mattone, no? Posti logicamente i principi base. Poi si individueranno le soluzioni e poi addirittura no, le soluzioni più fini, le azioni, eccetera. Quindi io direi di passare subito probabilmente a Andrea Dignani che ci inizia un po' a illustrare sinteticamente le problematiche dell'ambiente fisico e del dissesto idrogeologico. Abbiamo visto
quello che è successo poco fa, poche settimane fa a Senigallia, è quello che si ripete, no, costantemente, per effetto sia dei cambiamenti climatici, ma anche di un uso improprio che è avvenuto in questi anni del territorio, capire quali sono i concetti di base di questi fenomeni e soprattutto le risposte che possiamo dare, già con un occhio ovviamente a Santa Maria Nuova. Quindi, prego. Grazie. Sì, prima di iniziare ad affrontare il discorso del dissesto idrogeologico, una premessa brevissima. Il dissesto idrogeologico ovviamente comporta dei rischi, dei danni anche gravi. Deriva ovviamente da una dinamica del territorio naturale che però interagisce con le nostre attività e in base alle nostre attività, quindi in base alla politica del territorio, questi fenomeni possono avere dei danni più o meno gravi oppure possiamo affrontarli con rigore scientifico e con la partecipazione dei cittadini per la gestione, per convivere con questo rischio, perché questo non procura danni. Quindi farò un'analisi anche piuttosto larga, però essenziale, per comprendere le dinamiche fisiche e culturali che stanno dietro al dissesto idrogeologico. Innanzitutto, come spesso capita, no, sull'alluvione o la frana, e poi in questo periodo in particolare sulle alluvioni, gli organi di stampa, ma anche molti amministratori, molti esperti parlano di bombe d'acqua, di pioggia eccezionale, di eventi naturali non prevedibili. Questo in questo contesto di grande informazione, dove noi siamo anche abbastanza padroni delle conoscenze scientifiche, è visto come un approccio fatalista. Non si poteva evitare, la pioggia era eccezionale. Sì, non possiamo prevedere esattamente dove, quando e quanta pioggia, per esempio, potrà cadere, no? Da qui a un mese, due, un anno. Però possiamo anche prevedere, no, delle zone di tutela dove noi dobbiamo stare, per esempio, distanti per evitare guai. Questo è un approccio fatalista, quindi l'approccio fatalista divide gli eventi naturali, vulcani, terremoti, frane, alluvioni o erosioni costiere, dalle zone antropiche, dove c'è l'inquinamento in genere, dove è chiaro l'inquinamento che è colpa delle nostre attività, delle nostre mancanze. In realtà l'approccio è un approccio sempre di relazione antropica. Ovviamente perché anche vulcani e terremoti? Perché ovviamente i vulcani sappiamo dove anche storicamente possono nascere le eruzioni. Terremoti possiamo, in questo momento possiamo sapere con una buona certezza l'intensità massima del terremoto che può arrivare. Quindi le case dobbiamo costruirle sulla base della resistenza e della terremoto più forte che può arrivare. Frane, alluvioni e erosioni costiere. In questa mia presentazione parlavo di frane e alluvioni. Quindi in realtà i fenomeni interagiscono sempre con le nostre attività. Quindi in realtà non possiamo parlare di fenomeni puramente imprevedibili. Non possiamo avere fenomeni che noi possiamo prevedere e che noi possiamo in qualche modo non gestire, ma possiamo gestire le nostre attività in relazione ai fenomeni. Sulle frane, parliamo di frane. La frana in generale è un movimento di terreno più o meno grande che si innesca verso il basso, la gravità ovviamente. La frana però nasce da dalle cause preparatorie o preesponenti, vale a dire un terreno denudato, un terreno dove un taglio del terreno per fare una strada, quindi il terreno si predispone, si ricomprime, quindi è predisposto, noi diciamo, è predisposto a franare. Poi sono le cause scatenanti, che sono una pioggia, che sono un terremoto, che sono anche, per esempio, il passaggio di un camion che genera vibrazioni su una certa zona. In questo contesto, quindi, noi possiamo già, le cause preparatorie o predisponenti sono valutabili nelle carte, per esempio, di vulnerabilità ambientale.
che dicono, per esempio, la copertura del suolo, che parlano di, oppure di altre condizioni del territorio. Le cause scatenanti, per esempio una forte pioggia, magari non possiamo evitarla, però possiamo lavorare appunto sulle cause preesponenti per rendere meno vulnerabile quell'area, quel territorio, a un evento scatenante, che potrebbe non essere scatenante se noi lavoriamo su quello che sono, sarebbe detto in gergo, nella politica della prevenzione. La politica della prevenzione appunto attenua, mitiga quelle che sono le cause predisponenti a un dissesto. Ovviamente anche qui una classificazione, le frane sono diversi tipi, diverse modalità di rottura del terreno sulla base dei meccanismi e soprattutto sulla base del tipo di terreno, sulla base delle stratificazioni o della consistenza o della granometria. Quindi la prima analisi del fenomeno è quella di comprendere che tipo di movimento è capitato, è accaduto o potrebbe capitare. Ovviamente ogni tipo di frana, ogni tipo di cia di movimento deve essere affrontata ovviamente in modo diverso dall'una all'altra. Molto spesso le frane si definiscono anche complesse, vale a dire che sono una sommatoria di 2, 3, 4 movimenti contemporaneamente o che si succedono in brevi intervalli di tempo. Quindi ovviamente se una frana è complessa, complessa sarà anche l'analisi e la problematica per affrontare la mitigazione o la sistemazione, quella che anche qui viene detta molto semplicemente messa in sicurezza, quando la messa in sicurezza è un concetto molto più articolato. Abbiamo uno strumento nelle Marche su quello che per gestire i fenomeni di dissesto idrogeologico. In questo caso è che è il piano di assetto idrogeologico. Il piano di assetto idrogeologico nasce come un piano di settore all'interno dei vecchi piani, dei vecchi piani di bacino. Un piano di settore che ha la principale finalità o esclusiva finalità quella della tutela della vita umana, dell'incolumità pubblica. Quindi è uno strumento fondamentale, quindi è uno strumento che è importante da conoscere, ovviamente i tecnici devono conoscere a memoria, e in questo caso è la parte che affronta le dissesti di frane. Anche qui, ovviamente, il piano descrive i vari tipi di movimenti, di tipologie di frane che sono state rilevate nell'ambiente, nel contesto regionale. Tra l'altro qui non è previsto, non l'ho riportato, ma nel PAI come nelle tipologie di dissesto, visto che siamo una regione insomma veramente marginalmente occupata, ci sono anche le valanghe, la zona di valanghe limitata a alcune aree dei Monti Sibillini, quindi è una realtà molto molto particolare. Sì. Ti interrogo anche per sentire un po' il parere, no? Perché qua si sono già un po' descritti, no, i fenomeni gravitativi, no? C'è una classificazione, scivolamento, eccetera. Mi interessava sapere da voi se che percezione avete praticamente del problema delle frane o del dissesto idrogeologico. Che zone secondo voi sono, avete conoscenza di zone instabili e se sì di quale gravità? Quindi se qualcuno magari di voi vuole fare un intervento, no? Che se si ricorda che tipo di frane ha visto nell'area di Santa Maria Nova, per esempio. Adesso io girando mi è capitato spesso di vedere, soprattutto nel versante verso Lisino, diciamo versante nord, terreni che hanno praticamente la classica conformazione un po' ondulata, no? Quindi ondulati, quello è un sintomo chiaro di un'instabilità. Qui c'è una frana
in corso, attiva, superficiale. Ecco, quindi, che secondo voi, ecco, perché poi dopo magari lo possiamo anche confrontare, è anche divertente questo, più avanti avremo una carta del PAI, appunto, che identifica un po' Santa Maria Nova, in maniera molto generica, e individua le frane. A me piacerebbe, insomma, sapere, secondo voi, invece, che percezione c'è di questa presenza di frane. Ce ne sono tante, poche, dove sono concentrate, per capire anche da voi che grado di conoscenza c'è di questo problema. Ecco, questo. E se qualcuno vuole intervenire, anche per alimentare un po' la discussione. Santa Maria Nova una volta si chiamava Santa Maria delle Ribbe. Le ripe. Santa Maria Nova, cioè, è tutta la riba, perché è un po' le strade, questo penso che è da tempo, ma un po' tutto il territorio di Marchigiano. Io sono da quando sono cresciuto, notavo sempre che le strade esposte, diciamo, a nord, i terreni sono più marginosi e sono tutto un uccello. Ma non è solo Santa Maria Nova, un territorio marchigiano così. Quindi comunque secondo voi più il versante nord che il versante invece verso il Musone? Sì, perché il versante verso il Musone ha dei terreni un po' più stabili, da quello che ho capito io, ho visto anche con voi. Sposti al nord, terreni marginosi, chiaramente le strade sono più lenti. Quindi il problema secondo voi è l'interferenza con le infrastrutture, quindi la necessità poi di spendere soldi per ripararle, per modificarle, o anche l'abitato? Cioè c'è percezione che anche l'abitato potrebbe essere a rischio, frane, eccetera, in qualche modo, o zone dell'abitato? In certi punti, anche oltre le strade, anche le abitazioni. Comunque, da dicevano, il tratto di strada qua, da Torre scende giù, Vacinesi. Sì. C'è un progetto Marco Felici? Sì, ricordo. È una persona anziana che purtroppo oggi non c'è più, diceva che 70-80 anni fa un tratto lì era vinto, invece adesso se notate c'è una curva che fa paura. Sì. Infatti ogni tanto c'è i lavori per sistemare, hanno fatto parecchi lavori di portare sulla strada. Sì, a volte sì, guardano sotto, ma... Qualcun altro che vuole intervenire, che vuole dire qualcosa? Vabbè, se non c'è interventi, andiamo avanti con la descrizione. Sì, un attimo per fare riferimento al contesto locale, diciamo che tra queste tipologie previste dal PAI, vedo che a San Bernova ci sono diversi calanchi. Il calanco si può definire una frana complessa, perché normalmente il nostro calanco non è un calanco, diciamo, puramente di argilla. Nella parte alta molto spesso c'è un po' di sabbia, quindi il profilo del calanco si va a verticalizzare nella parte alta normalmente, e nella parte alta vengono i crolli, mentre nella parte mediana e valliva il colamento. Un altro aspetto, i campi con le grandi ondulazioni che si trovano spessissimo in questi versanti, in questa categoria vengono chiamati sul flusso, viste come deformazioni plastiche, ovvero che sono l'argilla che non ha una, anche quando si imbeve, quando si riempie di acqua, non va a un collasso totale. Il collasso totale vuol dire che c'è una nicchia e una parte considerevole del terreno scende a valle, quindi si vede bene la frana, no? Quindi c'è il contorno, la nicchia di stacco. In questo caso invece l'argilla resiste alla rottura, al collasso totale, ma si deforma in modo plastico, no? In questo modo ogni volta che piove questo tipo di argilla si muove leggermente verso il basso, però in questo caso non è solamente un fenomeno puramente naturale, perché influisce il tipo di attività agricola, la ratura in pratica, che predispone, la ratura a rettocchino, predispone il terreno con queste fratture, no? A essere, alla penetrazione dell'acqua piovana in profondità.
rispetto a una radura superficiale, per esempio, di 10-20 cm, una radura che si spinge 70-80 cm, quindi vuol dire che l'acqua va direttamente a 80 cm al di sotto, quindi molto spesso 80 cm siamo veramente dentro le argille. Questo contribuisce al decadimento delle caratteristiche meccaniche e quindi l'argilla va ovviamente si sposta verso il basso. Il grado di attività, andando oltre, il grado di attività di una frana attivo, è ovvio che è una frana che si muove in modo percettibile, inattivo, che è ovviamente non è il contrario di attivo, quiescente vuol dire che è una frana che può avere un movimento intermittente, anche a distanza di anni. Quindi se per esempio una frana per 5, 6, 10 anni non mostra attività, però potrebbe avere invece una sua attività se viene innescata in un altro momento. Relitti sono frane antiche, ormai poi anche cancellate dal tempo. Un altro fattore che viene preso dal PAI è l'indice di pericolosità. L'indice di pericolosità che riflette il stato di attività dà l'idea della probabilità di accadimento del fenomeno. Ovviamente se una frana si attiva o la probabilità della sua attivazione è nell'arco, per esempio, di qualche decennio, avremo una pericolosità moderata. Al contrario, un crollo, un calanco per esempio, viene normalmente considerato nella P4 perché un calanco si modifica di volta in volta ogni pioggia, quindi vuol dire che si innesca continuamente, quindi la sua probabilità di accadimento è altissima. Ora mi ha parlato di pericolosità di attività, ora arriviamo al concetto di rischio. Il rischio è, quando si parla di rischio idrologico, rischio aumentato, rischio basso, il rischio è il prodotto tra la pericolosità, cioè quanto può accadere, no? Qual è la probabilità che un evento accada, per la vulnerabilità di una zona. Cos'è la vulnerabilità? La vulnerabilità è quello che quando
della cartina, che sono frane, uno si rende conto se, per esempio, nel color rosso arancio c'è un pericolo importante per le nostre attività, per la nostra vita. Poi, andando a approfondire, sì, il TAI va appunto a definire il grado di pericolosità e il tipo di movimento. Quindi abbiamo, come dire, una dinamica territoriale piuttosto forte, e questo è un fattore predisponente, ma questo ovviamente è un fattore predisponente che non ci deve creare l'alibi su quello che è l'approccio fatalista rispetto all'approccio invece più di nostre interazioni, perché poi dopo andiamo a parlare di edificazione responsabile. Andiamo a parlare dell'associazione di spazio all'alveo urbanistica, agricoltura, genitura, quindi stiamo parlando del fatto che abbiamo ristretto i fiumi, abbiamo ristretto soprattutto le loro zone e le aree di pertinenza. L'alterazione del trasporto solido, le dighe o dighe traverse, oppure quello che è stato fatto negli anni 70-80 con le scavazioni in alveo di Ghiaia, manufatti, opere in alveo oppure deltifiche, cementificazioni, ponti non adeguati, le impermeabilizzazioni del suolo oppure ovviamente anche quello, e torniamo ai versanti, le frane, perché comunque la gestione dei versanti, poi comunque oltre alla gestione stessa del versante, è una gestione anche dell'ambiente fluviale, perché comunque il sistema è unico. Ora un quiz. Forse è scontato questo quiz, ma non è così scontato. Perché quando molto spesso c'è un'alluvione e tanti, ma anche persone che hanno responsabilità, parlano di è colpa dei fiumi sporchi, intasati, di ghiaia, piante, erbacce. Questo quiz, di fronte a questa frase, non è così scontato. Perché in realtà, quando noi parliamo di pulire i fiumi, quando noi parliamo che i fiumi sono intasati, stiamo confondendo il fiume con un canale. È stato
ci sono due contesti. Foto A, foto B. Dici, qual è il fiume, qual è il canale? È ovvio, sotto ci sono diverse ipotesi, no? Ho copiato un po' quello che fanno in televisione. È ovvio che l'A è un canale, si vede, e il B è un fiume. Ma abbiamo detto che non è così scontato, perché quando parlano di pulire un fiume intasato, in realtà si stanno mentalmente rivolgendo a un canale che deve essere necessariamente pulito, liscio, perché un canale deve trasportare l'acqua tranquillamente dentro una sezione rigida, perché quella è di cemento, non ce n'è altra, quindi l'acqua deve scorrere, non deve tracimare, non deve avere costruzioni, quello è un canale. Il fiume è un'altra cosa, B. Il fiume è via, vegetazione, alberi morti, massi più o meno grandi, isole, rami morti dell'acqua. Un fiume non può essere definito in un ambito rigido, precostituito, perché un fiume ha una portata variabile. Il PAI ci dice, vedremo poi, che le zone a rischio sono definite con tempi di ritorno decennali, cioè a livello statistico una portata di pioggia che si ripete a livello statistico in un arco di tempo di 200 anni, però è un concetto un po' così, comprendiamolo così. Invece un fiume è qualcosa di articolato. Un fiume innanzitutto, come vedete, ha pareti lisce, in cemento, non ha vita, perché non deve avere un'altra funzione se non trasportare l'acqua. Il B invece non solo trasporta l'acqua, ma trasporta organismi, trasporta particelle. Il fiume si depura, il fiume è un ecosistema, dà vita a organismi, a pesci, a insetti, a piante, no? Quindi in realtà è un sistema ecologico il fiume, che ci serve necessariamente, con il quale dobbiamo interagire, con il quale dobbiamo avere un rapporto col fiume. Però bisogna distinguere sempre, stiamo parlando di un canale o un fiume. Quindi quando parliamo, appunto, e chiudo, della questione del pulire fiume intasato, detriti, noi stiamo parlando di un canale, non stiamo parlando di un fiume. Il fiume deve essere culturalmente approcciato in modo opposto a un canale. Il fiume è un nastro trasportatore, quindi la ghiaia che troviamo nel fiume, che viene erosa da monte, questa qui è una bellissima immagine che io ripropongo sempre. Quindi la ghiaia che troviamo nel fiume è temporaneamente messa lì, perché in realtà la sua destinazione è la costa. Se la ghiaia non è arrivata sulla costa e non è arrivata, decine e decine di milioni di metri cubi di ghiaia non è arrivata alla costa per le escavazioni in alveo degli anni 70, stiamo parlando di forse da 10 a 30, 40 milioni di metri cubi di ghiaia che non è arrivata alla costa per le cave, è chiaro che la costa va in erosione perché è mancato quel trasporto della ghiaia da monte. E i depositi, le barre che trovate, no? Quelle cose che intasano i fiumi, secondo certa concezione, le barre, sono depositi temporanei. La ghiaia si ferma lì temporaneamente prima di arrivare alla costa. Ovviamente, quando parliamo di trasporto nella nostra regione, stiamo parlando di un trasporto che può durare 10-20 anni, 30 anni, secondo il fiume. Adesso scusate, abbiamo perso la formattazione dell'immagine, però quello che è importante dell'approccio dei fiumi, abbiamo detto, mentre il canale ha una variabile, la sezione, la portata, eccetera, nei fiumi ovviamente l'approccio deve essere multiobiettivo. Perché un fiume è portata liquida, solida, ghiaia, ma anche fruizione, uso energetico, uso irriguo, usi ricreativi, la depurazione, soldi per la manutenzione, paesaggio,
Il fiume sono tante cose contemporaneamente, quindi quando noi lavoriamo su un fiume dobbiamo avere questa capacità culturale di poter percepirle e gestirle tutte quante contemporaneamente, quelle che ci interessano. Ecco perché è molto più complesso da questo punto di vista. È facile arginare un fiume, ma vedremo che arginare un fiume porta più problemi. Se l'arginatura costa uno, i problemi che porta possono costare 100. E vedremo anche la questione di Senigallia. Quindi, se apparentemente tra le funzioni di attori, quindi le funzioni geomorfologiche, ecologiche e chimiche, autoepurazione, ricchezza, biologia, ecologia o portate solide liquide, erosione, possono essere apparentemente obiettivi in conflitto, inconciliabili, quindi con gli attori che sono amministratori, pescatori, fruitori, cavatori, agricoltori, eccetera, eccetera, in realtà serve un approccio interattivo, serve un approccio che possa gestire funzioni attori in una mediazione funzionale, in modo che possiamo avere un fiume nel suo massimo grado di naturalità mediato con le nostre legittime esigenze di fruitori di qualsiasi tipo. Sentire, perché questo in effetti è un argomento un po' anche spinoso, no? Tante volte c'è una percezione diffusa quando si sente, no, in giro, diciamo, la cultura dominante è quella di dire i fossi, per esempio, no? I fossi, i fiumi vanno puliti il più possibile, perché altrimenti questi fossi intasati creano problemi, eccetera. Qui invece sta emergendo un'altra visione, cioè certo la pulizia va fatta, perché se il fosso si intasa di rovi o di altre cose non passa più neanche l'acqua, diventa un problema. Ma comunque deve pur mantenere una sua naturalità e deve soprattutto fare in modo che l'acqua non precipiti con violenza, diciamo, dalle colline, no, verso valle. Questo è l'aspetto fondamentale. Perché poi abbiamo visto anche che questo precipitare, se magari al proprietario del fondo può andare bene, sul fondo collinare l'acqua mi va via rapidamente, io ho meno problemi. Beh, questo innanzitutto si scarica a valle, cioè il problema poi avviene a valle quando l'acqua, prendendo velocità, poi provoca quello che vediamo succede sempre nei fondovalle, non mai in collina. Ma anche in collina si traduce in diradamento, cioè questi fossi sono sempre più incanalati, sempre più profondi, partono quindi erosioni calanchine, e noi vediamo infatti che nei nostri fossi, prendo per esempio quello della Scarpara, qua dietro, no? Vediamo che il fosso incanalato ha iniziato a produrre smottamenti e calanchi. Quindi questo è un fenomeno che poi si traduce in perdita di suolo fertile. Quindi quello che l'agricoltore pensa che sia utile, cioè mandare via l'acqua, in realtà diventa un boomerang che alla fine diventa un disastro, perché allenta la stabilità dei suoli e fa perdere quantità, superficie e fertilità dei suoli. Ecco, io su questo anche lì vorrei sentire un po' qualche parere. C'è la percezione di questo fatto? C'è ancora la convinzione, ancora, oddio, dico una parola, rispetto logicamente alle ultime, gli ultimi studi, no, che portano avanti i geologi, eccetera? O c'è ancora la percezione che, no, i fossi, che il problema sia che i fossi invece non sono mantenuti e che quindi c'è un problema di pulizia? E oppure c'è la percezione che queste due cose possono trovare un equilibrio, cioè questa esigenza di rallentare l'acqua e la manutenzione legittima dei fossi possono trovare un punto di convergenza. Ecco, quindi voglio sentire anche dei commenti, dei pareri, no, su queste cose dette anche dal geologo, che mi sembrano importanti, perché stanno mettendo un po' delle situazioni, delle condizioni su cui dopo bisognerà fare anche delle scelte, no? Quindi siamo tutti convinti, quindi siamo già d'accordo, diciamo, su queste impostazioni, oppure ci sono dei dubbi? Sì, no, deve parlare, non posso. No. Siamo qui per quello. Posso parlare da esperto, perché sono geologo anch'io, quindi sono collega. No, la percezione
potrebbe esserci. Il problema di fondo io lo vedo di questo genere: quando il dissesto idrogeologico in generale, quindi frane e fossi e fiumi, vanno a interferire o con infrastrutture o con la, o con l'urbanizzazione, o nel caso dei fossi con la proprietà privata, cioè dell'agricoltore che coltiva fino al fosso. Allora qui c'è da equilibrare le due cose, no? Allora, la pulizia del fosso potrebbe essere giusta, però è vista, secondo me, dal cittadino in generale come, che ne so, il fiume sporco, non tanto che deve andare più o meno veloce, ma che porta l'albero che va a interferire col ponte, per dire, poi questo può causare l'inondazione, oppure il fosso che non viene pulito va ad attecchire il fondo vicino, quindi si allarga sempre di più con perdita di terreno di proprietà privata. Sono queste un po' le problematiche. Quindi nelle scelte, secondo me, bisogna tenere conto col cittadino di queste cose, di questo tipo di interazione, penso io, ecco. Quindi è chiaro che dopo lì l'uomo deve intervenire a favore o contro la natura, e quindi le scelte dell'amministrazione dovrebbe essere del tipo: guarda, far capire questo tipo di scelta, non facciamo questa cosa perché. Io dico, senza troppo generalizzare, perché poi molto spesso le cose vanno viste puntualmente, perché se vediamo Santa Maria possiamo dire pieno di frane, poi magari l'80% sono in zone non urbanizzate, quindi sì, importanti, ma un po' finalizzate a se stessi. I problemi più grossi viene quando poi l'interferenza è, ripeto, o con una strada, o con un'abitazione, o con uno che vuole fare un ampliamento a una casa. Non parlo di speculazione urbanistica, perché siamo in tempi probabilmente in cui la speculazione non c'è più, no? Quindi non è che... Quindi vanno analizzati i casi, secondo me, in abbastanza maniera peculiare, no? Specifica, perché poi magari il cittadino potrebbe non capire certe scelte. Questo volevo dire, questo secondo me è importante, le scelte che si fa, sia nella variante, sia da un punto di vista sia ambientale che da un punto di vista urbanistico. Questo è quello che penso io, comunque, che percepisco io, ecco. No, stavo riflettendo, poi mi sono confrontato, che è un importante strumento di mentre parliamo, quando parliamo di fiumi, parliamo di demanio idrico, quindi c'è già un soggetto, no, che è l'ente pubblico, può essere provincia o regione, che è preposto alla gestione, alla manutenzione intervento. Nei fossi, questione appunto, stiamo parlando di terreni privati, ecco, sui fossi interviene il regolamento di pulizia rurale, no, che ogni comune ha. Penso, io non conosco, non lo leggerò il vostro. Comunque, per esempio, c'è la provincia di Pesaro che da qualche anno ha redatto un regolamento tipo molto interessante, che stanno attuando i vari comuni, e in questo regolamento tipo sono previste, sono anche delle linee guida o dei schemi tipo di intervento, per esempio con l'ingegneria naturalistica, oltre a un regime anche sanzionatorio che serve, no? Perché comunque può essere, quindi anche in questo caso gli strumenti sarebbero per il comune per gestire i fossi. Ora, anche lì i fossi, anche lì bisogna appunto mediare la proprietà privata, ma anche il, poi dopo ci sono anche gli aspetti di codice civile, dove che appunto affrontano che chi sta a monte responsabile gestione dell'acqua che va verso il basso, quindi i dissesti, ogni tanto capitano questi tipi di dissesti. Questo tipo di gestione, oltre ad avere delle valenze naturalistiche, c'ha anche delle risvolte anche, come dire, di carattere legale, e il comune può intervenire appunto nella gestione delle aree agricole, che può, vanno dalla manutenzione della strada vicinale ai fossi, alla gestione delle acque superficiali sulle strade, smaltimento delle acque e i fossi, con appunto il regolamento di pulizia rurale. Che adesso interpretando anche l'intervento, che condivido personalmente, insomma, che è stato fatto anche dalla Sala, dal geologo,
Penso che volessi dire, certo, il regolamento si può fare, le azioni si possono fare, vanno però condivise, da quello che ho capito, con i proprietari, cioè nel senso che non possono diventare un danno o un onere logicamente aggiuntivo in una situazione, per esempio, dove l'agricoltura, no, penso è già non così redditizia, no, per cui tutte queste cose che fatte logicamente per il buon fine di tutti, nel senso che utili anche all'agricoltore, devono però essere fatte senza gravare totalmente, diciamo, sul, no, mi sembra di aver capito questo, e condividendo poi anche le scelte. Ci saranno altri strumenti, il PSR, no? Ci sono altri strumenti di condivisione anche di sostegno a queste azioni. Andando avanti il nostro discorso, quindi noi stiamo parlando appunto, come vi ho accennato più volte, di trovare questa mediazione funzionale tra quelle che sono esigenze di naturalità di un fiume, che abbiamo visto che però non sono le esigenze, abbiamo detto, di naturalità un po', viste dal nostro punto di vista antropico, fine a se stesse, ma sono legate alla qualità delle acque, alla biodiversità, alla naturalità, e anche, e aspetto non secondario, di avere un ambiente naturale fruibile, no? Dai cittadini, quasi dalla pista ciclabile, dal parco fluviale all'area turistica, no? Anche questo, oltre all'aspetto economico, c'è anche l'aspetto di psicologico, no? Legato appunto all'ambiente e alla mediazione con le nostre attività, che comunque sia per storicità sia per comunità di fatto, molto spesso hanno a che fare con direttamente col fiume. Il fiume, abbiamo detto, qui parliamo un attimo di un accenno a quello che sono le piene, visto che parlo dell'alluvione. Questa è una simulazione su quello che è i picchi di piena, cioè quanto l'acqua arriverà, può arrivare in alto, no, di un fiume, in queste tre simulazioni. Quindi bacino impermeabilizzato, vuol dire che, ipotetico, tutto un bacino perfettamente impermeabilizzato, tutta la pioggia va tutta rapidamente nel fiume, vedete il picco molto alto e la campana stretta, vuol dire poco tempo, no? Ma ovviamente tutta la portata concentrata in un evento molto singolo. Un bacino normalizzato, già caso molto più realistico questo, comunque abbiamo delle superfici libere, ma comunque l'acqua molto rapidamente, ecco qua, va nel fiume. Un bacino naturale, vedete la campana molto larga e bassa, ovviamente, e il picco di piena quindi è molto più basso, perché la piena, l'acqua, che può essere sintetizzata come l'area di questi picchi giallo, rosso e verde, ha una possibilità di arriva gradualmente in più fasi al corso d'acqua principale. Questa è un'immagine che può sintetizzare gli aspetti, quindi colmo di piena attenuato, quindi altezza di piena in area naturale dove c'è l'acqua può espandersi lateralmente anche con piene modeste. Il caso invece del fiume regionato, l'acqua rimane comunque anche per piene modeste dentro l'interno dell'alveo, poi arriva la piena non contenibile e l'acqua esonda. Ecco quindi il picco molto più alto e la campana più stretta. Questa è una rappresentazione del parco di Falconara. Vedete anche qua come le frane, il rischio che vale la stessa relazione del prodotto tra la vulnerabilità e la pericolosità, da R1 a R4 con i colori da verde a rosso. Questa carta che ho volutamente lasciato è anche emblematica, perché c'è una quinta classe che è chiamata codice PS, una quinta classe di retinato, che è l'acqua delle zone occupate dalle esondazioni dell'acqua nel 2006. Vedete che non coincide con le aree rosse, vuol dire che il PAI in questo caso ha sottostimato quello che era la pericolosità dell'evento. Perché? Non indaghiamo, per errore, per motivi politici,
per sottostima dell'evento meteorologico, noi indaghiamo. Diciamo che in questo caso però le aree di PAI, quindi rischio, dove il PAI ci dovrebbe dire guarda che qua c'è un rischio, stai attento, non costruire o costruisci purché... Ecco, in questo caso il PAI ha difettato, non c'è stato di sostegno. Quindi anche questo, il PAI, per dirvi, il PAI è uno strumento utilissimo, ma è uno strumento che deve essere revisionato in tempo reale e insomma in base a tanti altri fattori. Gli argini, detto, sì, c'è un'alluvione, mettiamo un argine. Il caso Senigallia. L'argine serve, vuoi servito, però non è sicuramente l'opera, come dire, che salva, ci salva sempre e comunque. Il caso a sinistra, prima dell'argine, pericolosità alta, abbiamo detto, pericolosità di accadimento, cioè quanto può accadere un evento frequentemente, quindi a pericolosità alta, quindi in quel caso l'acqua esonda frequentemente in quell'area a sinistra. Danno minore, magari c'è un accessorio agricolo e basta, magari la casa è forse protetta o forse no. Quindi il rischio è questo prodotto per la pubblicità per il danno. Mettiamo l'argine, ok? E dentro l'argine, quell'area che frequentemente era esondata, l'argine ce l'ha, mette in sicurezza, quindi mettiamo un grattacielo, una carta, un'utilizzazione, un centro commerciale, quello che vogliamo. Ma con l'argine resisterà tutte le piene? No. Ci sarà sempre una piena che supererà l'argine. Magari l'esondazione a sinistra avveniva ogni anno. Per esempio, nella questione dell'argine verrà ogni 10 anni, 20 anni. Però quando, quindi la pubblicità è bassa, perché mi ha detto che viene una piena ogni 20 anni. Però quando l'acqua va dall'altra parte, supera l'argine, il danno che mi produce è elevatissimo, perché appunto ho inserito dell'argine, il centro commerciale, l'utilizzazione, la zona industriale, quindi il danno è molto elevato. In realtà, in questa simulazione, è una simulazione questa, il rischio è raddoppiato, per esempio, o comunque molto più alto della precedente. Quindi l'argine è una struttura che necessariamente, per tanti motivi, a volte non possiamo farne a meno, però non può essere l'unica soluzione per le esondazioni, è una soluzione da integrare con altri interventi, magari cassa espansione, area eliminazione, eccetera, 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 a monte. Andiamo a chiudere le azioni da fare. Le azioni da fare molto spesso dico, ah sì, cassa espansione o cassa espansione. Qua ultimamente metto prima le azioni non strutturali e dopo quelle strutturali, cioè le opere. Le non strutturali sono la cultura, quindi la conoscenza, la sensibilità, i processi decisionali partecipati, come si diceva. Cioè, ovviamente dobbiamo anche qui superare la cultura impositiva, cioè i cittadini non possono subire sempre in modo acritico le decisioni di qualsiasi ente. Il cittadino deve partecipare, però prima del processo anticipato, non a caso c'è la cultura, cioè la conoscenza, la sensibilità, poi il processo di partecipato, poi l'interazione tra i piani, le politiche, le normative, incentivi, disincentivi, e poi l'informazione e il monitoraggio. Nelle normative e regolamentazione, mettiamoci, non so, per esempio il PSR, mettiamoci le economie di pulizia rurale e tanti altri strumenti, poi incentivi e disincentivi, ecco, anche qua sono, possono essere incentivi di carattere economico oppure di altro tipo, magari più logistico. Poi strutturali, ho fatto questo percorso, no? Quindi azioni non strutturali, strutturali, per esempio ridare spazio al fiume, aumentare la capacità depurativa, ripristinare la vegetazione, migliorare il regime idrico, che sarebbero tante altre di azioni strutturali, no? Però lasciamoci, come dire, no? Quello che sono gli aspetti più ideali.
Sì, io volevo un attimo, questa aspettava la sorpresa di dopo. No, allora, io volevo un attimo sapere se c'erano appunto delle perplessità, delle domande da fare, perché poi volevo tentare, una volta fatta appunto il minimo di discussione, anche una sintesi, cioè vedere se eravamo d'accordo, almeno qui tra di noi, su alcuni punti che sono emersi, sia dai punti emersi appunto dall'intervento del geologo, che anche dagli interventi venuti dalla sala, insomma, con le due osservazioni fatte che io mi sono appuntato e che hanno detto comunque delle cose interessanti. E non lo so, c'è qualche commento, qualche considerazione che volete fare? Qualche domanda anche, no? Per chiarimento. Come? Di quando ci sono dei dubbi da chiarire. Esatto, domande su qualcosa che non si è capito, che... No, tutto a posto. No, tutto a posto, tutto chiaro, tutto a posto. Allora... A volte gli agricoltori, cioè, qualcuno ci ha intervento, no? Perché non si fa i fossi, ma un agricoltore che non riesce a fare i fossi è come darsi la zappa sui piedi. Però purtroppo la politica agricola ci ha portato a prendere tanta terra perché i bracci mi sono sbandati, poi la politica agricola. Cioè io, la famiglia mia prima campava con 7-8 ettari di terra, oggi mi fa 100, ma faccio fatica. Però il discorso è che non fare fossi è perché questo ci ha portato. Avere 100 di terra non è un problema, perché se c'è un 100 di terra non si muove. Però se riesci, per mancanza di tempo, perché no, perché il dottore non lo fa. Il dottore quando ha depositato i segni, è l'interesse suo a mantenere i segni per terra, non che l'acqua gli porta a un fosso. Quindi non è tante volte che io non c'è di farmi, è che purtroppo manca tempo. Certo, l'economia è quella, ormai tutto deve essere fatto dei corsi, sulla quantità... Sulla una questione, il geologo prima parlava che il fiume non è un canale, no? Ridare spazio al fiume non è un canale, è un tappo di canale. No, cioè, perché è quello che... Ridare spazio al fiume vuol dire che creare le possibilità... limitata esondazione laterale, perché noi, i problemi sono sostanzialmente questi: noi abbiamo una urbanistica e una demografia nelle Marche dove il 75% del costruito e della popolazione è sulla costa, e quindi tra parliamo di esempio di fiumi, okay? Quindi il pericolo delle esondazioni per la vita umana è sulla costa. Necessariamente non si può sempre solo intervenire sulla costa, vedi Senigallia, con gli argini, perché gli argini sono stati sormontati, dopo sono stati battuti a Senigallia, sormontati, vuol dire che non bastava la sezione. Bisogna intervenire a monte. A monte, dai, dal fosso che ne so, che sta sopra Sassoferrato, ai fossi che stanno sopra la Chiaravalle, a fossi intesi come i torrenti, gli affluenti, oltre che l'Esinio stesso, per esempio. In questo modo il privato non è che può farle tutto da solo, occorre la parte dei comuni, della provincia, della regione, no? Parte, in questo caso bisogna integrare tutte le azioni in una strategia unica, che è quella di diminuire il rischio, no? per la vita umana. Ma anche questo non implica che qualcuno, quelli che stanno a monte, si devono sacrificare per quelli che stanno a costa. Non vuol dire questo. Vuol dire attuare quelle politiche perché tutti abbiano un beneficio da parte di questo qui. Non vuol dire che l'interno si deve sacrificare per la costa. Vuol dire che le politiche devono dare a tutti quanti la possibilità di avere un beneficio in questo tipo di politica. Mi viene in mente una cosa, no? Per esempio si era sempre detto dei fiumi nostri che sono a carattere torrentizio, parliamo di fiumi non di fossi, no? Quindi proprio delle vallate, Musone, Lesino, no? Eccetera. E nell'Esino c'era chi è degli Esi, lo sa, insomma, la parola la pianara, no? Cioè stagionalmente arrivava la pianara. Cos'era la pianara? Era un fiume che esondava nei terreni circostanti. Questo esondare, questo inondare i territori, evitava logicamente che a valle
succedesse quello che accade oggi, quando il fiume incanalato poi arriva nella parte valliva dove magari c'è un innalzamento dell'acqua del mare, la foce non riesce più a smaltire l'acqua e come un imbuto logicamente otturato va di fuori. Quindi il problema non può essere risolto a valle, come giustamente diceva, va risolto con la partecipazione di tutti, cioè tutti i territori devono assumersi la responsabilità di gestire al meglio questa, e quindi in qualche modo trovare il modo di assecondare questa tendenza alla pianara dei fiumi attraverso, come si diceva anche prima, delle soluzioni concordate. Questo potrebbe essere il modo, no? E questo ritorna anche al discorso che faceva lei come in quanto agricoltore, perché l'agricoltura trascinata appunto da un'economia, no, come avevamo detto, che porta a questo, porta ad avere poco tempo per avere cura del territorio, se non quasi nullo, certo non è che può cambiare l'agricoltura perché dovrebbe cambiare l'economia agricola, e questo non è fattibile, però se ci sono delle azioni di sostegno, per esempio da parte del piano sviluppo rurale, beh, metterle in campo, cercare di attuarle nei limiti del possibile, usufruire di quei sostegni che vanno in quella direzione. Perché comunque, appunto, come giustamente diceva, ce ne sarà un beneficio anche per l'agricoltore, perché avrà meno di lavamento, meno perdita, no, di sementi, eccetera. Io quindi adesso tentavo, prima di passare all'altro argomento interessante, che era quello della naturalità, forse meno sentito direttamente, ma comunque invece molto importante, volevo fissare alcuni punti e vedere con voi se potevamo fare, io mi sono buttato qui 6 punti, se potevamo dire questa sera che questi 6 punti sono condivisi oppure no, no? Oppure li formuliamo, vediamo di tanto da assumerli come primi mattoni, no, di una costruzione, che è la costruzione della variante. Dire qui siamo d'accordo, poi vediamo le soluzioni, vedremo poi i modi, ma insomma, alcuni punti sono quelli che io ho estratto dal discorso che faceva il geologo, no? Cioè il concetto di rischio, questa è una cosa secondo me importante. Il rischio deriva dall'interazione tra fenomeni naturali con l'attività umana. Cioè, se io ho una frana, anche potente, anche grande, in una zona dove non c'è nessuno, non c'è neanche un campo coltivato, il rischio è zero. Nel senso, vada pure la frana, cioè non è un problema, no? Ma logicamente se io ho una strada, ho una città, ho un'interazione con un'attività umana, lì nasce il rischio, lì nasce il problema. Allora, questa consapevolezza che per lavorare sul rischio non bisogna solamente pregare logicamente la divinità che non mandi la pioggia, ma bisogna fare in modo noi di disinnescare quelle condizioni di interazione che portano al rischio, questo penso che sia un concetto importante, perché si traduce in un impegno. Cioè noi dobbiamo fare in modo che non ci siano danni, non ci siano spese pubbliche, soldi buttati via per sistemare le strade perché quella frana non è stata gestita e quindi continua a fare danni. Quindi è un problema che dobbiamo assumerci noi. Quindi su questo siamo d'accordo, quindi che è un elemento che a pieno titolo, questo della risoluzione del rischio, entra a far parte di un piano regolatore, nel senso che deve in qualche modo interessarci come programmazione degli interventi per trovare da subito delle soluzioni per limitare queste condizioni di rischio, per evitare che si manifestino. Quindi su questo siamo d'accordo? O c'è qualche dubbio? No? Se qualcuno ha dei dubbi o vuole precisare qualcosa, lo dica, perché poi è una costruzione che andiamo facendo e questi sono appunto dei punti importanti. Poi, quello che si diceva prima, le frane appunto costituiscono un fattore di pericolosità per le opere, almeno qui a Santa Maria Nova, no? Quindi c'è una realtà tangibile, poi la vedremo nella carta del PAI appunto un attimo, dove c'è un rischio visibile che riguarda le infrastrutture viarie, no? Le strade del crinale ovviamente si muovono, quella dietro collina, no? Che guarda verso nord, come si chiama? Querciabella, infatti c'era un dubbio che fosse sbagliato. Querciabella è quella, si muove perché in effetti vedremo è su una frana, quindi continua a muoversi, ma anche altre strade ovviamente subiscono questo. E poi ci sono delle situazioni anche che riguardano l'abitato. Un altro punto, poi ecco, l'intervento, no? Si è parlato di, quindi c'è un problema di agricoltura, non perché sia un problema l'agricoltura in sé, ma c'è un'agricoltura che comporta
una scarsa attenzione al problema della cura dei suoli, e quindi bisogna trovare degli strumenti per aiutare l'agricoltura a venirne fuori. Quindi bisogna trovare insieme degli strumenti, appunto qui accennavo al PSR, ne parleremo in un'altra riunione specificatamente, sta per uscire quasi in uscita il nuovo PSR regionale, il piano sviluppo rurale, che dà finanziamenti all'agricoltura su determinati assi. Ecco, su questo bisognerà anche che il piano regolatore si muova per permettere all'agricoltura di avere più cura del territorio e quindi poter permettere all'agricoltore di poter curare i propri terreni in maniera migliore. Poi ovviamente l'altro principio è non costruire sulle frane, quindi non andare a fare interventi dove ci sono conclamate situazioni di dissesto. Intervenire con azioni dove è possibile, dove si può ancora fare in tempo, no, per intervenire in maniera più soft, attraverso azioni di rinaturalizzazione e ingegneria naturalistica. Cioè dove siamo ancora in tempo, usare la vegetazione, usare la naturalità e quindi gli strumenti naturali che sono meno costosi e meno invasivi per rallentare appunto i fenomeni di dissesto idrogeologico. L'altro punto che mi viene da dire è che appunto nei fiumi, per quanto riguarda i fiumi, quindi il Musone in questo caso, il rischio idrogeologico si riduce rallentando la velocità dell'acqua, no, se non sbaglio, anziché velocizzarla. Quindi bisogna cercare di frenare, di allungare i tempi della piena, quindi non accorciarli, perché abbiamo visto che se li accorciamo aumenta il picco di piena e quindi l'effetto disastroso. Un'altra cosa, appunto, occorre quindi come conseguenza ridare al fiume quello che possiamo dire il suo spazio naturale, poi vedremo come, chiaramente le vallate non sono più quelle di un tempo, ci sono altre cose, quindi bisogna trovare un equilibrio. E un altro punto fondamentale, quello che è ritornato più volte, le decisioni su queste cose, cioè sulla gestione dei fiumi, sulla gestione dei fossi e delle frane, devono essere condivise con i proprietari dei suoli. Quindi non vale la regola per cui dice appunto, ah, l'ha detto il geologo, quindi c'è la scienza dalla parte nostra, questa è la norma, te la impongo. No, perché ovviamente perché questa cosa diventi fattiva, quindi diventi espressione di cultura, come si diceva, no? L'aspetto principale delle azioni non strutturali è la cultura e anche la partecipazione, no? Questa cosa deve essere compresa e condivisa, quindi io, dal punto di vista di chi fa il regolamento, devo interagire con l'agricoltore per sentire anche le sue problematiche e trovare una via comune che comporti una soluzione al problema fisico, idrogeologico, ambientale, ma anche appunto diventi, se possibile, addirittura anche un'opportunità economica per l'agricoltore, perché non è escluso neanche questo, che da un problema, attraverso lo studio di una soluzione adeguata, si traduca addirittura in qualcosa di vantaggioso anche per il proprietario dei suoli, quindi non necessariamente un onere. Ecco. Io direi che questi sono i punti un po' che io ho segnato come fondamentali. Volevo sapere, li condividiamo, li condividete, ce ne sono altri assunti, altri si chiamano postulati, no? Cioè quelli prima delle leggi proprio sono i fondamenti di ogni ragionamento intorno a una determinata cosa. Ecco, io vorrei che da stasera uscissero questi punti o altri come fondamenta, no? Lo metteremo semmai anche sul blog e diremo questa sera abbiamo deciso questo, abbiamo detto che questi sono i punti importanti nella gestione dell'assetto fisico del territorio. Avremo tempo nel blog di riparlarne, di perfezionarli, di ridiscutere, però stasera intanto fissiamone alcuni. Io ho enunciato questi. Ce ne sono altri? Sono condivisi? Io mi fermo, bisogna che parlate voi adesso. Commenti? Nessuno? Nessuno si lancia? Lo prendo come assenso, cioè non lo so, quindi lo prendiamo come assenso, quindi prendiamo per loro questi punti. Noi li butteremo giù e li scriveremo nel blog e diremo che siete stati anche voi a volere questi, quindi non è che sfuggite dalla decisione. Eh? Esatto, non mai più. No, se potevo parlare anche dopo, nel senso che adesso diciamo fissiamo questi punti che abbiamo detto, li mettiamo nel blog e poi nel blog potranno essere discussi. La volta prossima che ci vediamo uno ci pensa a casa, ci riflette, potrà tornare fuori dicendo guarda su quella cosa però sì, io non sono tanto d'accordo su questo.
oppure c'è un altro aspetto che non avete detto che secondo me è importante? Ecco, più partecipazione c'è da parte vostra, più siamo contenti tutti, nel senso che saremo sicuri che stiamo andando verso una direzione veramente condivisa. E quindi, ecco, per adesso andiamo avanti così, però vi stimolo sempre io a intervenire e a dire la vostra, insomma, no? Sì. No, riguardo la naturalità del fiume e dei fossi, no? No, io perché c'ho il concetto, no, che magari tanti anni fa, no, veniva fatta manutenzione comunque, no, su questi, diciamo, percorsi naturali delle acque. Mi dà la sensazione, è chiaro il concetto, il fatto che rallentano la vegetazione piuttosto che la ghiaia, no? Sono degli elementi che rallentano, no, la velocità e quindi l'uscita poi dopo di questo corso d'acqua, no, nei punti dove poi va a sfociare. Solo mi dà la sensazione, no, che la vegetazione comunque possa, no, contribuire, no, a intasare. Quindi il dubbio, no, io sono d'accordo, diciamo, sulla naturalità dei corsi, dei corsi d'acqua, però mi dà la sensazione, no, che possa esserci comunque un pericolo anche dal fatto che questo costituisca ostruzione, no, certo, al deflusso naturale. Le due cose viaggiano ovviamente insieme, no, si è detto, cioè nel senso che quando si fa il raffronto tra canale e fiume, è chiaro che se oggi noi abbiamo una situazione che si è spostata verso l'idea del canale, lo stesso Musone, no? Se voi lo conoscete meglio di me, nel senso, se andate a vedere il Musone è fortemente inciso, no? Quindi molto profondo, e non curato, per cui ci sono tronchi d'albero, cose, quindi lì l'indice di naturalità per carità è elevato. Però forse la soluzione non è quella, cioè il fiume non dovrebbe essere così inciso e dovrebbe estendere la sua azione su una fascia più ampia. Questo permetterebbe logicamente a far sì che la vegetazione non sarebbe un peso. È chiaro, se io faccio un canale, lo stringo, lo faccio diventare un canale stretto e veloce e lì lo riempio di vegetazione, questa è una conseguenza doppiamente sbagliata, sia dal punto di vista idraulico che dal punto di vista anche naturalistico. Le due cose vanno insieme, estensione dell'ambito fluviale, quindi allargamento della naturalità fluviale, che permette anche un miglior deflusso delle acque, una maggior, e lì veramente un rallentamento della velocità delle acque. Allora l'albero non mi fa più paura perché ha un ambito più vasto. Quindi, un concetto che qui non ho espresso, ma era un altro contesto questo, è importante. Non pensare che per esempio il fiume, bisogna tornare a un fiume naturale come era una volta, no? In realtà il fiume di una volta era un'espressione di un clima, di un uso del suolo proprio di quel periodo. Quindi il fiume del 1990 era proprio il fiume di equilibrio del 1950, il fiume del 1890 era un altro fiume ancora. Quindi qua non stiamo parlando di nostalgia del passato, quindi di fiumi naturali. In realtà il concetto è un po' mastruso, un po' forte, è che noi dobbiamo comprendere un contesto climatico, uso del suolo, ma soprattutto anche un contesto alterato, il nostro, qual è il grado di naturalità massimo più alto che possiamo far esprimere a un fiume, per esempio, a un fosso, appunto in relazione a questi fattori a parte quello che sono le nostre esigenze, in questa mediazione qual è il grado massimo di naturalità che possiamo far esprimere a quel contesto, per esempio col fiume. E questo ovviamente senza nostalgie, fini del passato, perché non devono esistere. Dobbiamo noi creare nuova natura adesso. C'è anche un altro aspetto che appunto si diceva, la manutenzione comunque, essendo appunto un sistema comunque artificializzato, anche semplice fosso in un ambito agricolo,
il fatto che intorno ha delle coltivazioni agricole che quindi cambiano il regime idrico, la velocità di corrivazione, il trasporto solido, eccetera, comporta un particolare, probabilmente assetto, una particolare necessità di gestione di quel fosso. Per cui la manutenzione, per esempio, dei fossi va fatta, però va anche garantita la continuità naturalistica, cioè se si vedono spesso, no, nelle campagne fossi che hanno filari di alberi, no? E poi dei tratti che invece non c'è nulla. Magari sorge il cammeto intasa il fosso e spesso l'acqua magari del fosso viene fuori, dà fastidio al fondo, partono delle piccole frane, eccetera. Quindi la gestione del fosso va fatta responsabilmente dall'agricoltore, cioè bisogna mettere meglio l'agricoltore nelle condizioni di poter essere anche gestore, tornare a esserlo. Un tempo, no, andavano a fare i vimini, quindi il fosso veniva tenuto pulito in qualche modo anche perché c'era un'interazione nel modo di gestire l'agricoltura, no? Oggi bisogna tornare a responsabilizzare, a trovare delle forme per cui l'agricoltore possa tornare ad essere tutore del proprio territorio, in tutto, anche sotto l'aspetto ambientale e naturalistico. E su questo bisogna attivare quelle energie, appunto, che verranno fuori dai finanziamenti della Regione Marche per fare questo. Questo poi si ricollega immediatamente con l'altro argomento, che sarà quello della biodiversità e dell'importanza della naturalità. Prima però, ecco, di passare a quell'argomento lì, volevo appunto, per tornare sul discorso delle frane, ecco, questa è Santa Maria Nuova, poi ne parleremo la prossima volta, entreremo più nel dettaglio, e si vede una intensità di presenza di fenomeni franosi, no? Questo è molto in generale, adesso dopo lo approfondiremo, però qui si vede, si prevede Santa Maria Nuova, no? Questo è l'abitato storico, e qui intorno, versante nord, come giustamente si diceva, quello verso le frane, ecco, queste sono R3, cioè situazioni di pericolosità che, come si diceva nella scaletta, no, che era stata fatta, cominciano a interessare anche le persone, cioè gli abitati, le persone, c'è il rischio che comincia a essere appunto alto, non elevatissimo, ma alto, insomma, no? Ecco, queste, e poi ci sono un paio di frane qui nella scarpale, qua dietro collina, che invece interessano proprio l'abitato. Cioè lì ci sono case che sono costruite sopra una frana, e quindi sono in condizione di rischio oggettivo, insomma. Queste frane in realtà, perché sono rosse? Dentro non è che ci sono tante case coloniche, ce n'è qualcuna, ma è che vedete, sono strettamente molto vicine all'abitato, molto vicine alle strade. Cioè se si innescano dei fenomeni per effetto di situazioni climatiche particolari, piogge intense, eccetera, qui veramente sono guai, quindi l'allerta in qualche modo è: qui abbiamo il tempo di intervenire, e il consiglio che noi diamo come progettisti, poi le scelte le prenderemo insieme, bisogna però prendere atto che lì c'è un problema e bisogna trovare insieme delle soluzioni, cioè non possiamo aspettare l'evento catastrofico che si manifesta, bisogna intervenire ora che abbiamo ancora il tempo per cercare di limitare il rischio, la pericolosità di queste aree. Vedete, le altre che sembrano anche più imponenti come i Calanchi sono giudicati meno preoccupanti, quelli di Tromonti per esempio, sia perché l'abitato è più piccolo, ma anche perché c'è una situazione di distanza tra l'abitato e che comunque lo mette in sicurezza. Qui sono Calanchi storici, non hanno un'evoluzione così rapida, no? Sono in parte rinaturalizzati, per cui sono suggestivi, belli da vedere, però non così pericolosi. Comunque, diffusamente su tutto questo versante c'è un problema diffuso. Ma vediamo anche l'altro versante, non è che sia così. Certo, sono molte frane superficiali verdi, dovute probabilmente a attività agricole, no, eccetera. Ma comunque, a parte la piana Valliva, tutte le colline in qualche modo sono in movimento, no? Quindi c'è anche un problema diffuso, appunto, dicevamo prima, di trovare delle forme per un'agricoltura che possa essere anche più efficace, no? Nella sua azione di tenuta del terreno, che tenga il terreno meno nudo, che c'è dove ci siano più presenze di siepi, presenze di situazioni che rallentano la velocità dell'acqua, perché sono quelle che poi determinano gli effetti di scivolamento, di imbombimento che danno luogo alle frane. Quindi c'è un problema diffuso proprio di qualità dell'agricoltura, e su questo tratteremo insieme all'agronomo nei prossimi incontri in maniera dettagliata.
Ora, dicevamo poi anche però di un'interazione tra geologia e naturalità. E qui faccio notare una cosa, introduco poi l'intervento di Claudio Zabaglia. Santa Maria Nuova, questa è una carta sempre delle analisi e delle individuazioni fatte dalla rete ecologica Marche. Santa Maria Nuova è in una realtà molto vuota di qualità dal punto di vista, no, botanico-vegetazionale, ambientale. È una zona, una tra le zone delle Marche un po' più spoglie da questo punto di vista. Però ha degli elementi, ha pochi elementi interessanti, che sono, guardate, adesso queste qui sono due situazioni giudicate, no, di qualità dal punto di vista della relazione tra geologia e botanica, e proprio i calanchi di Dietromonti, che quindi sono giudicati come delle emergenze, anche queste altre zone calanchive, la zona della Gangalia, no, degli Iesi, e qua, no, su tutto il versante nord è in erosione. Sono giudicati interessanti, e questa confluenza, no, particolare nodo tra due fossi che ci sono, dove c'è un nucleo di naturalità. E poi il musone, questo è il fosso della Scarpara. Questi qui sono un po' quelli individuati come elementi di qualità. Ora, il fatto che non ci sia molta qualità ambientale non significa che Santa Maria Nuova non sia bella o non sia importante sotto il profilo anche naturalistico. Perché, come vedremo e come sentiremo, Santa Maria Nuova è anche posto in un crocevia importante, in uno di quelli che vengono chiamati corridoi o transetti, no, di relazione tra corridoi ecologici, di una certa rilevanza, che è quella tra il musone e l'esino. Il musone e l'esino, proprio in prossimità di Santa Maria Nuova, si avvicinano, no? E quindi creare una connessione ambientale tra queste due vallate, dal punto di vista della rete ecologica Marche, è uno dei punti salienti, importanti. Quindi, in un progetto di rinaturalizzazione regionale, Santa Maria Nuova anche lì gioca un suo ruolo. Voi direte, che se ne viene a noi, no, di qualche altro esempio, eccetera. E qui io direi, lascerei parlare anche Claudio Zabaglia per capire anche il perché, e perché è importante la biodiversità, non soltanto per gli animali che vivono, no, dentro il nostro stesso ambiente, no, che condividiamo con loro, ma anche per noi stessi, che fino a prova contraria, essendo anche noi della specie animale, viviamo logicamente di relazioni con la sfera biologica. Quindi avere un ambiente nel cui viviamo ad una biodiversità alta, invece come ora che è piuttosto bassina, significa anche lì un miglioramento della qualità della vita per tutti. Insomma, a me mi sono subito in difficoltà, cioè, nel senso che perché è importante la biodiversità, questa è una delle domande anche filosofiche, nel senso. Allora, innanzitutto buonasera. La Regione Marche qualche anno fa ha deciso di dedicarsi a questo progetto della rete ecologica, che c'è appunto due termini, rete e aspetto ecologico. In qualche modo questa linea di attività si inquadra in un discorso più ampio, perché è la comunità europea che, attraverso delle direttive, la direttiva Habitat, la direttiva Uccelli, impone agli Stati membri di occuparsi di questi temi, altrimenti penso che da soli sarebbe ben difficile, insomma, che arriviamo ad avere così una sensibilità. Quindi sono nato perché sono queste direttive, dobbiamo occuparcene, e perché anche i fondi europei arrivano anche perché dobbiamo occuparci di questo tipo di tematiche. Quindi rete, ecco, il termine rete si intende un qualcosa di network, no? Di un qualcosa che si connette e che connette zone di interesse naturalistico. Noi abbiamo voluto concepire, noi progettisti di questa rete, andare un po' più in là, cioè anziché creare una maglia, no, in cui ci sono dei filari e poi in mezzo dei buchi, si è fin da subito deciso di invece che tutta la regione abbia una valenza ecologica più o meno bassa. Quindi all'interno di queste stringhe, di questi nodi, che sono evidentemente le aree che hanno un interesse maggiore, c'è per tutta un tessuto, un tessuto interstiziale che comunque ha un valore, insomma, perché se consideriamo che comunque le Marche ha un 75-80% di territorio rurale, dobbiamo considerare che non è solo limitato a queste poche aree, quelle che una volta erano i parchi. Oggi, oltre ai parchi, abbiamo anche siti di importanza comunitaria, ma insomma ha un valore, diciamo, più o meno alto un po' tutto il territorio.
Questo quindi fa uscire l'idea della natura raccolta in isole, soprattutto quelle che appunto erano i parchi regionali, no? Quelli che magari tutti conoscete, perché questo sistema chiuso chiaramente può non avere una funzionalità. I sistemi chiusi, quindi le popolazioni di animali e di piante che vivono in un sistema chiuso, possono anche per accidenti dovuti magari ai cambiamenti climatici anche rapidamente deperire. Quindi l'idea di avere delle connessioni funzionali fa sì che la biodiversità, quindi la funzionalità ecologica, possa essere maggiormente garantita. Quindi partendo da questi concetti sono stati sviluppati dei quadri conoscitivi, partendo da studi che insomma andavano avanti già da parecchi anni. Siamo stati una delle prime regioni, ad esempio, a dotarsi di una carta vegetazionale. Tutta la regione è stata classificata, è stata studiata dal punto di vista delle colture vegetazionali. È chiaro che la scala a cui abbiamo lavorato è una scala di un dettaglio non molto elevato, però insomma ecco, questo ci ha consentito di inquadrare e quindi di dare un valore alla parte botanica insomma di un certo livello, da questi studi siamo partiti proprio per creare questo tipo di cartografia. Dall'altra parte la parte analitica, la parte dello studio del quadro conoscitivo poi si è innestata in un discorso di quadro interpretativo, cioè come interpretare queste evidenze naturalistiche in un qualcosa di strutturale e insieme anche di funzionale. Quindi sono stati individuati queste zone nodali, soprattutto in corrispondenza appunto delle aree più ricche dei parchi dei siti Natura 2000, e poi delle aree di connessione che, partendo diciamo classicamente dall'Appennino, che è la core area insomma in tutta Italia, l'Appennino in qualche modo rappresenta l'ossatura sia geologica ma anche naturalistica più importante, da cui nelle Marche in modo particolare si innervano, no? Proprio c'è una sezione a pettine delle aree, dei bacini idrografici che partendo dall'Appennino vanno verso la costa, e queste aree che hanno un valore proprio di penetrazione della qualità e della biodiversità verso la zona costiera, che invece è quella più compromessa. Poi da questo pettine si biforcano delle situazioni più locali, attraverso appunto sempre corsi d'acqua, fossi, quelli che facevi vedere prima erano dei piccoli lembi spesso staccati, noi li chiamiamo stepping stones, no? Sono delle pietre di guado, in genere si usano parole anche inglesi, perché poi tradotte in italiano magari non hanno una bellezza così estetica. Pietre di guado, nel senso che sono un po' dei lembi, dei lembi che però sono la struttura verso cui tendere per poi creare appunto queste connessioni. E infine un quadro propositivo, ecco questo qui è un tomo, chiaramente ci vorrebbe una presentazione molto più vasta, non ho neanche delle immagini più di tanto, però il quadro propositivo è quello che poi alla fine arriva a dare delle proposte su come attuare la rete ecologica. Questo sistema complesso di studi, di ricerche, di interpretazioni è stato poi codificato in una legge l'anno scorso, la legge numero 2, che proprio istituisce la rete ecologica. Il limite è che rispetto ad altri piani, come questo piano regolatore, non ci sono dei vincoli, non ci sono delle norme, cioè è un limite ma anche un'opportunità, perché se avessimo posto dei vincoli poi insomma ci sarebbero tutti saltati addosso, sarebbe stato molto difficile far passare poi delle norme, perché insomma sappiamo che oggi più che di vincoli si vuole progetti, si vuole indicazioni. Quindi abbiamo lasciato questo tipo di lavoro a disposizione delle amministrazioni a partire dalle province, dai parchi, fino ad arrivare alle realtà comunali, proprio per utilizzare queste informazioni e tradurle proprio in un sistema di pianificazione poi locale. Quindi devo ringraziare anche a Carlo, perché insomma se ci sono poi tecnici sensibili la rete funziona, altrimenti il rischio è quello che rimanga uno studio, anche se la legge, dicevamo, comunque in qualche modo impone che ogni tipo di piano, dal piano di sviluppo rurale al piano di assetto idrogeologico, in qualche modo quando verranno rivisti devono comunque tenere conto di questa roba qua. In particolare il piano di sviluppo rurale è stato più volte citato questa sera, guardiamo tutti lì, nel senso che
e sono piani che sono anche dietro, hanno anche una certa consistenza economica. Sono probabilmente gli unici strumenti finanziari, insomma, che oggi abbiamo, viste le casse esangui nazionali e delle regioni, il piano sviluppo rurale può essere un'opportunità. E siccome da pochi mesi siamo diventati in regione un'unica struttura, ambiente, agricoltura, insomma, ci possono essere delle buone prospettive che, insomma, le nostre indicazioni possono transitare anche in queste scelte di pianificazione non strettamente ambientale, ma insomma noi consideriamo l'agricoltura, la zootecnia, le attività forestali le più vicine per attuare, insomma, una rete ecologica. Devo dire che il documento che è passato in giunta regionale, che attualmente è all'esame della commissione, deve andare in aula prestissimo, perché entro il 20 luglio deve essere trasmesso alla Comunità Europea. Quindi tutti gli Stati membri stanno trasmettendo questi piani per poi sostenere il vaglio della Comunità Europea e della Commissione, e quindi ritornare poi di nuovo alle singole realtà nazionali e regionali per l'approvazione definitiva. Devo dire che alcune indicazioni sono state effettivamente considerate. Prima si parlava, no, ne parlerete forse con un collega che sarà invitato per questo, ma ci sono delle misure come la 4.4, mi è rimasta in mente, che sono tantissime misure, ma che si interesserà proprio di dissesto idrogeologico. E si parlerà di dissesto idrogeologico, quindi con dei finanziamenti, con dei supporti, con dei sostegni proprio alle attività agricole, per questa funzione che dovrebbe essere recuperata in termini di custodi dei fossi, quindi dei corsi d'acqua. Il problema è se poi siano appetibili, perché poi non sono qui un rappresentante dell'agricoltore, cioè se però mi danno troppo poco, io quella roba lì non la faccio. Cioè, il problema è sempre questo, che la biodiversità è una cosa bella, è una cosa che è molto importante, perché si stanno scoprendo i servizi, si parla di servizi ecosistemici. Quando abbiamo un ambiente tutelato, questo ambiente ci offre dei servizi. Noi normalmente non siamo abituati a quantificarli, ce l'abbiamo gratis, l'aria pulita, l'acqua pulita, adesso arrivano i turisti sulla costa, se fanno le docce, e acqua che viene dalla montagna, quindi sono dei servizi. Il discorso del recupero della tenuta idrogeologica sono dei servizi che, insomma, la natura ci fa e che invece dovremmo cominciare a quantificare anche in termini economici. Per cui tutto diventa alla fine monetizzato. E se quindi queste misure del PSR saranno in qualche modo remunerative, così speriamo, si può creare un circuito virtuoso, per cui, ecco, ci sarà una remunerazione anche per chi lavora nell'ambiente rurale, e allo stesso tempo, insomma, si possono avere anche delle ricadute positive per l'ambiente. La rete ecologica è stata in qualche modo codificata in 7 sistemi ambientali. C'è questo discorso coprente di tutta la regione, però in realtà è stato declinato in 7 sistemi. Uno di quelli più importanti è quello delle zone umide, quindi dell'ambiente idrico, un altro è quello degli agroecosistemi, un altro è delle zone rupestri, quindi in qualche modo forse anche i cani possono entrare in questo. Un altro è quello degli insediamenti, cioè, ecco, noi abbiamo messo anche gli insediamenti, quindi anche la parte urbanizzata, come un elemento potenzialmente di interesse ecologico, perché no? Magari minore, però in qualche modo noi puntiamo e contiamo proprio attraverso questa rivisitazione dei piani regolatori. Se poi arriverà mai questa nuova legge sul governo del territorio, ci sarà una visione più ampia, almeno, insomma, la speranza è quella che si passa dalla visione comunale alla visione sovracomunale, quindi lì forse sarà più facile anche ragionare in termini di ecologia, del paesaggio, eccetera. E un altro sistema è quello delle infrastrutture, anche qui le strade sono normalmente delle cesure, sono delle frammentazioni al sistema biologico. Però perché non considerarle, se progettate in un certo modo, anche un'opportunità? Questa è stata un po' una scommessa. Ci abbiamo messo tra le opportunità della rete ecologica anche, non so, le cave dismesse. Sono delle ferite, sono delle alterazioni del territorio, ma se opportunamente gestite possono diventare un'opportunità. E tutto questo è stato poi... io adesso non entro nel merito, perché qui, insomma, se volessimo parlare di uno di questi sistemi,
poi ogni sistema è declinato con delle criticità. Se prendiamo appunto il sistema insediativo, sono state individuate delle tipologie che poi io penso potranno essere disponibili per i progettisti, no? Proprio parlando dell'ambiente urbano, le tipologie dell'ambiente urbano sono i centri e nuclei storici, e quindi i centri e nuclei storici è stato fatto un esame su come un centro storico poco, molto poco, però in qualche modo può funzionare dentro una città anche come un serbatoio magari di fauna. I tetti delle case, sottotetti, soprattutto degli edifici storici possono avere una valenza. Dopo questa, nel discorso della scelta politica, manteniamo qualche buco in un tetto per farci valere rondini, oppure no, qui dopo chiaramente saranno i progettisti, saranno anche scelti, però non siamo noi, lo indichiamo, perché appunto si diceva, perché ci interessa poi avere quegli altri animali? Perché tutto sommato, appunto, oltre al discorso dei servizi ecosistemici che dicevamo prima, è proprio un ambiente più integro, un ambiente che può far conto di una complessità maggiore di essere vivente, anche un ambiente più resiliente, cioè più resistente alle modifiche. Oggi si punta moltissimo a questa resilienza, cioè al fatto che di fronte a dei cambiamenti molto, molto repentini, molto drastici, cambiamenti climatici, il fatto che un territorio sia ricco di diversità biologica, questo permette di resistere meglio. Quindi anche un ambiente urbano, un centro storico, andrebbe in qualche modo, magari non tanto nelle norme tecniche, quanto nei progetti. Perché, no, parlavamo con Carlo, oltre a una componente normativa, c'è anche nei nuovi piani anche questa opportunità di fare magari delle zone progettuali, e lì magari ci si può un po' più sbizzarrire. Quindi oltre ai centri nuclei storici sono anche prove di espansioni residenziali recenti, e qui è un po' più difficile, nel senso che qui la qualità dell'abitato magari è minore, però potrebbe essere maggiore la densità degli spazi verdi, quindi anche sui centri recenti ci si può lavorare. Una terza tipologia del sistema degli insediamenti sono le espansioni produttivo-commerciali. Siamo abituati ormai a vedere in quelle che una volta erano delle aree di margine dei nostri centri abitati, questi grandi sistemi commerciali, che poi a me sono anche poco sostenibili dal punto di vista economico, perché poi vediamo che alla fine molti di questi poi non funzionano perché sono troppo densi, e queste espansioni produttivo-commerciali hanno degli impatti, però potrebbero essere recuperate queste frange magari cercando delle cinture verdi, delle cuciture. Proprio quel terzo paesaggio, che è il paesaggio che sta a metà tra il centro abitato e l'ambiente agricolo. I nostri piccoli centri delle Marche, in cui anche Santa Maria può proprio funzionare così, c'è il centro abitato, poi c'è abbastanza ridosso la fascia dell'agroecosistema, in mezzo si possono creare queste opportunità intorno a questi centri, che sono delle plaghe di cemento con queste costruzioni, però magari si può cercare di inserirli in maniera meno traumatica. Altri insediamenti, tipo il quarto tipo di insediamento, sono turistico-ricettivi. Questi magari sono più stagionali, no? Però magari molti turisti arrivano e quindi creano degli impatti, però qui, anche qui va gestita un po' la questione, perché il turismo con l'agricoltura, con con gli agroturismi possono diventare anche un'opportunità se si creano magari delle piccole zone verdi, delle siepi, dei boschetti, quindi pur non limitando, pur non dovendo ridurre al massimo questo tipo di interazione, però le si possono comunque convertire anche in delle opportunità. Poi ci sono le case sparse, insomma sono quelle che con tutte le aree pertinenziali possono offrire i casolari abbandonati, degli spunti interessanti. Prima parlavamo di alcuni tipi di uccelli come il barbagianni, i chiroteri, qualcuno può far sorridere, però insomma sono molto importanti. Qualche tempo fa parlavamo proprio di pipistrelli con un sindaco di Fossombrone. Beh, lui sta cercando di convertire l'utilizzo di sostanze insetticide, quelle che poi sono molto costose e anche molto inquinanti, cercando di favorire delle bat box, delle casette per
per i chirotri, per i pipistrelli, perché così c'è una lotta biologica contro le zanzare. Ecco, sono delle situazioni che possono, insomma, avere una lettura interessante. Alla fine, o anche all'inizio, secondo di come si voglia leggere, tutta la regione è stata divisa in 82 unità ecologiche, cioè tutto questo sistema ecologico, per avere delle indicazioni di gestione, sono state individuate 82 unità ecologiche, e una di queste, grazie alla numero 21, riguarda proprio Santa Maria Nuova, Santa Maria Nuova e le colline circostanti. Queste unità ecologiche sono state studiate attraverso delle analisi SWOT, sono delle analisi che individuano delle minacce, dei punti di debolezza, delle opportunità e anche dei punti di forza. E in questa unità ecologica funzionale non c'è solo il comune di Santa Maria Nuova, quindi serve come sfondo, serve come innesco per capire dove si trova, in quale contesto ambientale. Poi però ci sono anche delle semplici, ma comunque possono essere efficaci, misure gestionali. Prima si parlava ad esempio dell'abitato che sta in qualche modo tra due fiumi, ma sta anche tra due aree protette, una più vicino che è Ripa Bianca sull'Esino, un'altra che è più lontano in Monte Conero, però per molti tipi di specie. Voi pensate che da qualche mese c'è un lupo a Monte Conero. Questo la dice lunga, uno, forse due, uno, due, vabbè, non lo so se uno o due, però insomma sono state. Allora questo fa capire che poi immediatamente dopo sorgano delle paure, delle paure ataviche, il lupo, però questo vuol dire che in qualche modo c'è una rete ecologica magari più o meno invisibile, cioè gli animali poi si adattano. Adesso tutto sommato, il fatto che ci sia un lupo dal punto di vista naturalistico è una cosa interessante, perché stando nella parte alta della piramide ecologica è una specie ombrello, vuol dire che se c'è il lupo c'è tutto un insieme di reti ecologiche che possono sostenere il lupo, a parte i cinghiali che sono una delle reature per l'agricoltura, però insomma questo ci dice. E quindi questi corridoi, soprattutto l'area di Ripa Bianca, se si possono creare delle opportunità di piccole aree umide anche in questa zona, poi gli animali basta poco, e penso che sia anche una cosa molto bella, insomma, poter passeggiare, andare a valorizzare il territorio anche attraverso un sistema di fruizione che valorizza, insomma, un territorio per questa opportunità. Io come primo momento mi fermo qua, poi dopo se ci sono altre cose, insomma. Una cosa che è interessante è proprio questa possibile interazione tra temi, no? Abbiamo visto, e lo vediamo anche in questa carta, che è interessante, questa è la carta generale, insomma, delle reti ecologiche. Per quanto riguarda Santa Maria Nuova si vede come innanzitutto Santa Maria Nuova è dentro l'area cosiddetta area buffer, no? Che è un centro nella zona proprio di Ripa Bianca, cioè vale a dire che le specie che sono presenti a Ripa Bianca, hanno il loro areale che comprende anche la zona di Santa Maria Nuova, cioè vale a dire che se si spostano da questo spazio possono facilmente arrivare anche alla zona di Santa Maria Nuova. Cosa vuol dire? Che creando delle minime condizioni, laddove magari necessario, non per farlo apposta, magari dove è utile anche per altri aspetti, quella zona sicuramente si ripopolerebbe dal punto di vista faunistico. Questo logicamente per chi fa agricoltura magari non interessa, a meno che chi fa agricoltura o chi vive in quel territorio non abbia capito, non abbia la prospettiva anche di una valorizzazione turistica della propria azienda. Cioè vale a dire, oggi sappiamo bene che l'agricoltura, e questo lo affronteremo sempre anche con l'agronomo prossimamente, ma sempre di più appunto tende ad essere altro, oltre che la coltivazione agricola, no? Quindi cura dell'ambiente del territorio, ma anche turismo, no? Allora, una delle idee che erano venute fuori è che se noi dobbiamo dare la possibilità all'agricoltura di fomentare il turismo, di portare avanti le questioni turistiche, dove su tutto il territorio o ci sono delle porzioni del territorio che per loro natura, per loro caratteristiche, hanno delle potenzialità maggiori di attrarre turismo. Perché? Perché hanno un paesaggio più ricco, una biodiversità più elevata, quindi diventano più piacevoli per chi intende logicamente
bisogna passare un fine settimana o addirittura una parte delle loro vacanze in questa zona. Tutto sommato Santa Maria Nuova in questo è messa abbastanza bene, vedete che queste zone verde chiaro si vedono appena, la zona praticamente che vanno da Monte Granale verso sotto, dove praticamente c'è la strada che viene su, no? Ma anche queste parti un po' più colorate intorno a Monte Granale coinvolgono insieme al fosso della Scarpare e costituiscono uno di questi appunto corridoi minori, ma molto interessanti, che collegano l'Esino col Musone. Vedete, c'è questo, c'è quest'altro, in questa parte praticamente è una parte abbastanza densa e lambisce, tocca Santa Maria Nuova. Li tocca dove? Tocca proprio in quella zona, diciamo, avete presente la strada che scende giù da Santa Maria Nuova per andare a Mazzangrugno, no? Lì praticamente ci sono due paesaggi, quella strada divide due zone paesaggistiche diverse. Quella di destra che è la zona dei Calanchi, qui vedete insomma queste zone rosse segnate o un po' più scure, la zona dei Calanchi e delle Ripe. L'altra zona è proprio quella del Monte Granale, che è caratterizzata, se voi lo notate, da un paesaggio agricolo molto più verde. Ci sono più alberi, c'è più acqua, non so cosa c'è, c'è più frammentazione anche dei fondi, no? più abitata come campagna, ci sono più case coloniche. Ecco, quella zona è una zona molto bella dal punto di vista paesaggistico già oggi, che potrebbe essere proprio per la propria qualità valorizzata e già proiettata verso una dimensione turistica più ancora di quello che non lo sia già, perché già ci sono agriturismi, no? Situazioni che sfruttano questa bellezza naturalistica. Poi l'altro tema che dicevamo, vedete queste fasce più scure, queste aree più scure che continuano fino a Polverigi, no? E questo è tutto il sistema dei Calanchi, che costituiscono anche queste diciamo un micro percorso per certe specie, per certe realtà ambientali, per certa biodiversità che ha a che fare proprio con quell'ambiente, quell'habitat. Anche questo è un elemento di continuità non indifferente, molto interessante. E poi c'è il corridoio fluviale del Musone e anche delle penetrazioni vallive. Vedete, questo è interessante, questo qui del Trataci, che poi si divide in due, no? Questo è segnalato dal PTC, no? Come corridoio fascia delle continuità naturalistiche. Cioè il piano territoriale di coordinamento della provincia individua in quelle zone una specificità naturalistica, una vocazione naturalistica da preservare e da sviluppare. Questa è la vallata che passa sotto Mazzangrugno, arriva proprio a Santa Maria Nuova e si collega proprio con queste aree. Lungo questi fossi, tra l'altro, abbiamo individuato, stiamo studiando, ne vedremo, delle situazioni anche al piede dei Calanchi, dove le acque prendono velocità attraverso i Calanchi. Quando arrivano nel fondo valle ci sono delle zone pianeggianti un po' più larghe, e lì tende addirittura l'acqua, quando arriva molto veloce, a fuoriuscire, a creare delle zone paludose, un po' più impaludanti, no? Ecco, queste potrebbero essere molto interessanti, perché si potrebbe anche qui, in funzione di un rallentamento della velocità di correlazione delle acque, creare delle zone un po' degli stagni, delle zone umide, piccole zone umide. Queste zone umide, oltre ad avere una funzione appunto idrogeologica importante, potrebbero essere immediatamente colonizzate dalla bifauna che gira continuamente intorno a queste aree, no, di Ripa Bianca, cioè. E quindi costituire dei nuclei interessanti. Ma la cosa rilevante è vedere questa coincidenza. Vedevamo prima le aree, segnalavamo le aree, no, del dissesto idrogeologico, vediamo un attimo, ci ritorniamo velocemente magari. Ecco, questo è il PAI. Vedete queste zone qua gialle e arancioni, quindi le zone dei Calanchi, sono le zone di dissesto idrogeologico, no? Maggiori. E c'è questa coincidenza con le zone anche di pregio dal punto di vista della biodiversità, vedete che sono proprio queste zone qui. Queste di verde scuro, queste qui rosse, rosa. Ecco, cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente le azioni che si dovrebbero andare a fare per la riqualificazione coincidono. Cioè lì dove dobbiamo intervenire o vogliamo intervenire per rallentare i fenomeni erosivi, i fenomeni franosi, sono anche zone che sono segnalate di interesse naturalistico, e quindi una rinaturalizzazione. Abbiamo visto che la rinaturalizzazione è uno strumento per poter rallentare i fenomeni erosivi del suolo, diventa anche un'opportunità di costruire questa rete ecologica
di cui abbiamo detto l'importanza, no? Per cui vengo in mente, appunto, già cominciamo a prefigurare, non le enunciamo, ne parleremo la prossima volta, ma sappiamo che questi luoghi sono luoghi in cui sviluppare determinate azioni, azioni che debbono avere una valenza idrogeologica e naturalistica insieme. E perché no, anche turistica, dico io, nel senso che questi tre temi viaggiano assieme, no? Assetto del territorio, rinaturalizzazione, turismo. E su questo si possono concentrare le azioni interessanti. Altra cosa, proprio anche il discorso del fiume. Il fiume è un corridoio ecologico fondamentale, perché collega la montagna con la valle, ma è anche un'area in cui intervenire per evitare appunto fenomeni poi di alluvioni, eccetera, da gestire. Parlavamo dell'estensione del fiume, della rinaturalizzazione delle sponde fluviali, no? Questa estensione, ecco che quindi queste due cose coincidono. Quindi vale a dire, sono dei temi su cui bisogna logicamente trovare delle azioni da poter sviluppare. Ecco, anche su questo io vorrei magari sentire dei commenti, delle valutazioni. Io mi sono segnato due punti, due di questi caposaldi. La biodiversità è un fattore essenziale per determinare la qualità di un ambiente e la nostra stessa vita, quindi più c'è biodiversità, più c'è benessere biofisico, no, anche per noi, e quindi bisogna favorire in qualche modo queste connettività ecologiche, cioè tenere conto negli interventi che si fanno sul territorio di questa possibilità di aumentare questa dote di naturalità, che comporta quindi una serie di conseguenze, appunto, abbiamo detto, positive. Ci sono alcuni commenti, considerazioni, che poi andiamo in conclusione, insomma, perché l'ora è un po' tarda. Chiaramente noi abbiamo limitato questi due temi stasera, no? Parleremo della città, del piano di recupero, delle infrastrutture più avanti, mano a mano andiamo dal generale verso il particolare. Questi sono i temi che abbiamo trattato oggi, ecco, se riusciamo a avere anche dei contributi, dei commenti, delle valutazioni. Una città di asfalti che stanno fatti, piazzali, zone industriali. Si parlava dell'alluvione del Senigallo, no? Io faccio parte della protezione civile e sono un po' in giro a dare una mano. Sull'area che più o meno ci hanno segnato, nel 76 c'è stata un'altra alluvione, mi raccontava una persona anziana. E lì in quella zona lì ha bestemmiato 4-5 contadini, perché era tutta zona agricola. Adesso invece ha fatto viaggio di diverse persone, quindi quell'aspetto lì dovrebbe essere considerato, ma 100 ettari agricoli, adesso era tutta zona industriale, perché io sono stato in un istituto, un paio di istituti, l'alberghiero, l'Ipsia. Ovviamente è una zona che prima, nel 76, c'è stata l'alluvione, però c'era campo agricolo quella volta, invece adesso c'era... Però adesso, però adesso non so se l'Italia può ripristinare tutto questo, poi dovrebbe diventare una forza nazionale. Allora può darsi qualche problema se mi sbaglio. Perché ormai che secondo me è ecco, che non lontano da qui però, 8 comuni che partono dal Parco del Cono e arrivano fino a Gugliano e Polverici, hanno firmato un accordo insieme a noi, insieme al Parco e insieme alla provincia di Ancona, un accordo per attuare alcuni interventi, cioè quindi non un comune da solo, ma proprio questa visione intorno all'Aspio, cioè quindi ecco un bacino più piccolo del Musone, però e lì per esempio studiando, perché una delle cose più difficili è far parlare gli uffici, no? Cioè, noi facciamo questo, la chiusura fa quell'altro, la difesa del suolo fa altro. Però parlando proprio con i colleghi alla fine della difesa del suolo, ci sono alcuni fossi che arrivano sull'Aspio, affluenti dell'Aspio, dove i colleghi dell'autorità di bacino stanno individuando delle casse di espansione.
e sono già progetti finanziati. Allora, proprio su, intorno a queste, a queste possibili laminazioni, no, dell'acqua che in certi casi può uscire fuori, quindi creare questa zona umida, si possono creare delle utili sinergie proprio con la creazione di sistemi di fruizione di ciclo pedonali naturalistici, attraverso una valorizzazione di fondi che sono quelli di un'altra struttura, che però magari con piccoli interventi anche nostri possiamo quindi fare squadra comune. E comunque su questo discorso del sesto idrogeologico, degli interventi sui versanti, perché poi uno dei problemi più grossi non è mai tanto l'asta fluviale principale, ma quello che viene giù dalle nonde. E su questo, appunto, da ripetere, il piano sviluppo rurale punta proprio, c'ha proprio dei fondi abbastanza consistenti. L'aspetto può essere anche qui una cosa opinabile, però che si punterà solo a intervenire con accordi vasti di area, cioè non saranno bandi per le singole aziende, il singolo operatore agricolo, ma per afferire a questo tipo di misure bisogna fare degli accordi di area vasta, e questo può essere da una parte più efficace, perché l'intervento puntiforme non, no, alla fine non dà dei risultati del tutto soddisfacenti se è troppo piccolo. Dall'altro, trovare quindi aree vaste, quindi accordi d'area, può essere più difficile, perché mettere d'accordo più teste è la cosa. Tant'è vero che col vecchio piano sviluppo rurale erano partiti con 15 progetti, poi alla fine sono arrivati in 6, perché poi le resistenze sono tante, di fronte a degli obblighi, come dicevo prima, magari non è abbastanza remunerativa le somme che erano previste, per cui magari alla fine si tende a continuamente girasoli, oppure a fare anziché magari opere di. Però insomma noi ci speriamo che questa cosa avvenga, perché insomma cosa che in effetti noi siamo un po' poco abituati a vedere la possibilità di intervenire sulle situazioni, un po' come quando affrontiamo la crisi, no? La crisi immobilizza, paralizza, no? Sembra che uno quando c'è la crisi non debba poter fare più niente, perché c'è la crisi, adesso Dio travolge tutto, aspettiamo che passi. Un altro modo è quello invece di cavalcarla in qualche modo, di capire che la crisi porta dei cambiamenti, e quindi bisogna intervenire, no? Interpretando in maniera positiva e adeguata queste che sono oggettivamente delle difficoltà che ci vengono poste. Questo è l'atteggiamento, per esempio, anche di fronte alle zone alluvionabili, no? Noi logicamente le subiamo, siamo abituati logicamente a dire, come abbiamo visto prima, l'area di Falconara, questo tocca meno, devo dire, Santa Maria Nova, in tutto il discorso generale. Però le subiamo e stiamo lì ad aspettare un evento dopo l'altro, no? Cercando di parare i colpi, fare qualche piccolo intervento tamponato di temperatura, eccetera. Io ascoltavo e vedevo invece un servizio e della documentazione che mi era stata data su quello che è successo nel mentre noi, appunto, qui dalle nostre parti in qualche modo ci piangiamo addosso, quello che hanno fatto, per esempio, in Francia vicino a Lione. E me lo ricordo bene, perché siamo partiti, diciamo, allo stesso tempo. Noi, dico noi perché noi come gruppo Sunesis abbiamo promosso anni fa, ormai sarà una quindicina di anni fa, no, il Parco dell'Esino, il Parco Fluviale dell'Esino. E in contemporanea partiva nella zona di Lione un analogo studio sull'area attorno a Lione, che è soggetta a esondazione dal fiume Rodano. E noi pure avevamo ipotizzato all'interno del fiume Esino una serie di ambiti di espansione. Si parlava prima delle aree di laminazione, no? Noi le abbiamo chiamati waterfield, erano delle soluzioni per cui, appunto, queste pianare di cui parlavamo prima potessero, compatibilmente con la presenza di strade, case, eccetera, espandersi nei campi, allagare i campi quando arrivava la piena. E questo progetto, che è stato valutato, questo progetto Waterfield, molto bene, è rimasto però sulla carta, no? È arrivato in regione, la regione l'ha valutato interessante, sì, lo facciamo, poi si è fatto più nulla. In Francia l'hanno fatto. In Francia da quel progetto sono andati avanti, e se oggi ci andate è un altro mondo. Cioè in 15 anni hanno costruito da una zona agricola abbastanza
così bella, perché la zona intorno a Lione è comunque abbastanza bella, ma banale, è soggetta a queste alluvioni frequenti, quindi in sofferenza, è diventata una zona di aree umide, no? Zone in cui l'acqua permane, perché hanno conformato la morfologia, hanno fatto in maniera tale che creassero dei laghi, delle zone palustri, delle zone che ha creato un bacino turistico di un'attrattività incredibile, che prende mezza Francia e che ormai vive del turismo, in cui tutta l'agricoltura si è conformata all'agricoltura di qualità a servizio logicamente di un bacino turistico potente che si è generato intorno a queste, a questa presenza di questo progetto attuato di convivenza positiva con uno scenario di rischio di danno da cui sono partiti. Quindi trasformare l'elemento di difficoltà in opportunità, e questa è la scommessa secondo me vincente, nel senso che noi dovremmo sforzarci insieme di trovare, ecco appunto, abbiamo i calanchi, apparentemente sono, allora, come agricoltura è un'agricoltura che non si può fare, è scadente, una zona intorno, è difficile lavorarla, non rende niente, quindi terreno da buttare. E invece proprio attraverso queste considerazioni, rinaturalizzazione, possibilità di rigenerare quelle aree, creazione di percorsi, creazione di luoghi appunto anche di questa natura più selvaggia, selvatica, che però affascinante dal punto di vista paesaggistico, trasformarli in nuove opportunità economiche. Ecco, se noi riusciamo a fare questo, a convertire quello che è uno svantaggio in un futuro vantaggio, penso che insomma è già un buon risultato, insomma un risultato positivo. Alcune idee noi le stiamo cercando di accogliere da interventi, sperimentazioni o iniziative fatte anche altrove. Le proporremo anche qui, valuteremo insieme se sono applicabili, se sono adottabili anche qui, in che forma. Chiaramente questo di Santa Maddalena non potrà diventare appunto il Parco del Comero, no, ovviamente, per mille motivi. Però può, con una qualità diffusa e con tanti piccoli interventi, ambire a diventare un territorio qualificato, di qualità diffusa, che può scoprire anche una sua vocazione turistica che oggi Santa Maddalena non ha. Quindi aprire una nuova prospettiva, una nuova chance, che oggi magari è impensabile, e farla diventare pensabile proprio attraverso una serie di azioni. Io penso che in un momento anche di crisi complessiva, sociale, economica, sia questo il lavoro da fare insieme. Cioè trovare delle vie che ci portano a una riqualificazione, no, di tutto il territorio, e che diano anche delle prospettive economiche, di occupazione, di possibilità. E lo spirito con cui, no, è partito anche questa esperienza della variante al PNG è proprio questo. Si è capito che se noi dovevamo fare una variante al PNG per parlare sempre di edilizia, che lo facciamo a fare? Cioè non serve un piano regolatore, perché come si è detto più volte, la spinta edilizia, almeno come l'abbiamo vista prima, è finita e sarà così per parecchio tempo. Se invece interpretiamo il piano regolatore come una possibilità di elaborare progetti concreti, fattivi, agganciati a canali di finanziamento, per indurre una trasformazione del territorio nella direzione appunto di una maggior sicurezza, di una maggior naturalità, di un maggior sviluppo turistico, ecco che stiamo facendo un lavoro, penso, interessante della nuova frontiera del fare urbanistica, no? Quindi ecco, questo è un po' per ritornare un po' sul tema anche dell'altra volta, no? un po' generale. Io non so, ci sono altre considerazioni, se no io già dico... vuoi dire qualcosa? No. Alejandra, no, ma perché se no do un appuntamento anche la prossima volta. Due parole per quello che riguardava quello che diceva il signore sulla che siamo arrivati tardi. Non è mai tardi, nel senso che prima o poi bisogna anche mettere la retromarcia, no? Perché noi adesso possiamo. Noi adesso davanti abbiamo una scelta da fare. O ci rilassiamo, diciamo vabbè, non possiamo fare niente, o cerchiamo di fare tutti insieme un salto di qualità, ripensiamo questa casa comune e approfittiamo diciamo, di una nuova coscienza, anche una nuova congiuntura, per rilanciare un paese. Cioè il nostro obiettivo, cioè se noi dovessimo, come diceva prima Carlo, fare semplicemente un piano regolatore, non se ne sentiva per ragionare come abbiamo fatto fino o come si è fatto fino adesso, non se ne avvertiva proprio la necessità.
Se invece questo serve per rilanciare il paese, ripensare il paese e approfittare delle nuove occasioni, allora sì, ne vale la pena. Io spero che magari voi che siete stati oggi qui riuscite anche a parlare con altri cittadini, fate correre, diciamo, questa la voce, cioè è necessaria una partecipazione, no? Cioè, e pensare che non stiamo parlando del sesso degli angeli, che tutto ciò che noi oggi abbiamo detto e quello che diremo in seguito, ragioneremo, saranno poi atti. Ci saranno, come posso dire, le nuove vie per lo sviluppo di Santa Maria Nuova. Cercheremo di agganciare anche delle risorse finanziarie. Il momento è adesso, cioè non a caso si sta pensando a farlo, perché questo è il momento in cui si sta da qualche parte, diciamo, pensando quali sono i progetti da finanziare, come sono, cioè, e noi saremo piccoli ma pensiamo in grande, no? E quindi questo spero, diciamo, di avere magari la prossima volta, adesso che abbiamo capito come funziona, perché è necessario prima di tutto avere una prima fase in cui abbiamo, come posso dire, un minimo di idea di quello che stiamo parlando, perché altrimenti diciamo cadiamo nelle banalità più assolute, luoghi comuni. Stiamo parlando d'altro, stiamo facendo un lavoro di qualità, e per questo dobbiamo prima di tutto capire, avere le risorse anche culturali per poter avere, diciamo, poi un prodotto di qualità. Quindi spero che così man mano non si procederà verso le prossime volte. E io sono molto entusiasta, siamo tutti molto, molto entusiasti. Siamo entrati proprio nel vivo della consigliatura, e proprio in questo momento stanno venendo fuori una serie di lavorazioni, sono prodotti magari di qualche anno di lavoro. Quindi diciamo, questo dovrebbe essere il primo nucleo, no, dei cittadini di Santa Maria Nuova, diciamo i nuovi fondatori di Santa Maria Nuova, no? E quindi da lì, diciamo, lavoriamo insieme per, ripeto, avere un prodotto di qualità e un paese che sia, diciamo, tra qualche anno, perché forse noi i frutti non li vedremo subito, no? Questo sarà un lavoro di lunga lena, ma dobbiamo riprendere una strada che forse fino in fondo non è stata mai percorsa, no? Un po' perché ci siamo lasciati andare a, diciamo, questione molto più facile, no? È un lavoro più duro, più importante, però che diciamo, ha tutte le possibilità per avere un buon, per fare un buon risultato. Credo che, non so quanti comuni, perlomeno nelle Marche, stanno lavorando in questo modo, e quindi credo che questo dovrebbe anche, come posso dire, una botta di orgoglio anche, no, dei cittadini di Santa Maria Nuova, di appropriarsi di questo percorso, e deve arrivare. Quindi mi auguro che siano sempre più, che sia sempre più piena questa sala. Non so se voi... Sì. Al prossimo incontro di venerdì, dove noi abbiamo parlato oggi, poi parlerete voi, cioè devono parlare i cittadini, nel senso che cominceremo a trovare su Santa Maria Nuova, sulla base delle questioni che abbiamo sollevato ovviamente questa sera, delle possibili soluzioni. Noi ne abbiamo alcune, però vorremmo che anche i cittadini, no, portassero, magari voi che siete qui, parlando appunto, come diceva appunto la vice sindaco, con gli altri cittadini che conoscete, dire, ecco, cominciare a ragionare su queste cose, no? Perché ragionando assieme si possono trovare delle soluzioni molto più semplicemente, cioè noi appunto possiamo trovare delle soluzioni su un discorso e pensare a quello che potrebbe essere l'interesse dell'agricoltore, ma se l'agricoltore che in prima persona dice la cosa è molto più efficace, molto più vera, insomma, no? Si perde meno tempo, si arriva a un risultato concreto molto più facilmente. Quindi è un lavoro da fare assieme, se siamo capaci di farlo assieme produrrà dei frutti, se no forse sì, li produrrà lo stesso, ma probabilmente più lentamente, meno gustosi, li sentiremo meno nostri, eccetera. Quindi ci vuole veramente il contributo di tutti, quindi non perché l'amministrazione, noi non sapremmo come intervenire, noi sapremo benissimo quello che dovremo fare, però vorremmo che questa cosa... venisse anche da voi, perché anche noi potessimo imparare qualcosa
dalla realtà locale, dalle esigenze locali e creare logicamente una risposta più adeguata. Tutto qui, noi facciamo di mestiere appunto gli architetti, facciamo le norme di un piano regolatore, facciamo dei progetti. Se questi progetti sono concreti, già maturi, condivisi con le persone che le dovranno fruire, riusciamo a fare dei progetti migliori, quindi voglio dire, questo è anche l'obiettivo. Quindi ben vengano quindi tutte le osservazioni. Se non avete il coraggio di parlare, usate il blog, se l'anonimato è più agevole, quindi abbiamo fatto anche il blog per questo, per cui scrivete, commentate, dite le vostre, mandate messaggi, lettere anonime, quello che volete. Però parlate, perché solamente parlando si riesce a fare un qualche cosa, insomma, di bello insieme. Allora, mi inserisco per un dettaglio tecnico, il blog è cittanostra.eu. Da domani metteremo per semplicità il link sul sito del comune, quindi accedendo al sito del comune ci sarà anche il link per andare al blog, dove potrete lasciare appunto dei commenti, delle proposte, quindi pensarci con calma, quindi scrivere e invitare anche gli altri a scrivere, a partecipare, perché come diceva il vice sindaco è importantissimo per Santa Maria Nuova e il futuro di Santa Maria Nuova, insomma. Direi grazie a tutti, buonanotte.